Grazie a tutti intanto per la presenza, un grazie particolare al nostro questore, l'onorevole Alessandro Manuel Benvenuto, che ci ha dato la possibilità di prenotare questa bellissima sala della Camera dei Deputati e naturalmente un grazie alla collaborazione che avremo anche in futuro proprio con il Presidente Fontana e con il Presidente La Russa, perché stiamo cercando di mettere in pratica alcune piccole iniziative proprio all'interno della Camera dei Deputati e del Senato. Ma non voglio svelarvi tutto, piano piano insomma sarà un anno lungo e intenso, proprio per ricordare che sono 15 anni dalla ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Mi preme ringraziare, ma soprattutto essere contenta della collaborazione tra il Ministero della Disabilità e il Ministero dell'Istruzione, quindi ringrazio tantissimo il Ministro Valditara e tutto il suo staff. Grazie, perché è importante collaborare a tutti i livelli istituzionali con il mondo delle associazioni e insieme possiamo fare, dico sempre, molto di più. Grazie alla presenza delle scuole, grazie a chi oggi testimonierà buone pratiche, perché forse vi sarete accorti che non sempre la nostra voce è ascoltata, non sempre è capita, e anche uno strumento così prezioso e importante come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non sempre è conosciuta, e a volte quando ne parliamo qualcuno pensa che si tratti di un manuale, di un riferimento, ma non così tanto normativo, mi viene da dire, no? A volte mi guardano con gli occhi strabuzzati immaginando che stiamo parlando di qualcosa, sì, di importante, ma non di vincolante. Invece, come sappiamo noi che siamo qui, anche i tanti studenti che sicuramente hanno avuto l'occasione a scuola di fare delle riflessioni, come sappiamo la Convenzione ONU è legge in Italia dal 2009 e io sono orgogliosa di questo, ma il lavoro e la strada che dobbiamo compiere è ancora piuttosto lunga e impegnativa, prima di tutto perché appunto spesso non siamo così valorizzati e così ascoltati, no? Sui temi sociali, sui temi che riguardano il mondo della disabilità. Ma mi piace pensare che proprio grazie ad ognuno di voi, grazie al lavoro che state facendo nel mondo associativo, e quindi ringrazio le associazioni e tutti i membri anche istituzionali e gli enti che partecipano all'osservatorio sulla condizione di vita delle persone con disabilità, e qui vicino a me c'è il coordinatore, il dottor Serafino Corti, che poi prenderà la parola, e ringrazio tutti gli enti, le associazioni e le scuole e gli istituti che partecipano all'osservatorio sull'istruzione. Ecco, ognuno di voi fa un lavoro molto prezioso, ma dobbiamo valorizzarlo di più. Ecco, io mi sento che il mio compito, il nostro compito istituzionale è quello di sostenere, soprattutto in quest'anno importante, dai 15 anni dalla ratifica, la valorizzazione del lavoro che viene svolto con tanto impegno, soprattutto nelle scuole, ma anche nel mondo del terzo settore, per parlare di diritti delle persone con disabilità. Principi quali l'accessibilità universale, quali il progetto di vita, che presto, insomma, con l'applicazione, la piena attuazione della legge delega sulla disabilità, avrà un percorso ben definito, e tutto quello che riguarda il diritto appunto alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica di questo paese deve trovare più spazio, deve avere una voce, io dico sempre, anche unica. Che ne parlino le istituzioni, che ne parlino il mondo del terzo settore, i temi che riguardano i diritti delle persone con disabilità all'accessibilità universale, alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica, sono fondamentali da sostenere da parte di tutti noi. Quindi ecco, questa è la grande sfida per il futuro, iniziare a parlare con un'unica voce e valorizzare il grande lavoro che già sul territorio voi tutti e tanti altri stanno portando avanti. Quindi io non vi rubo altro tempo, perché sono veramente molto ansiosa di ascoltare le testimonianze di tutti.
Mi raccomando, questo lo sa chi mi conosce nel mio osservatorio, tra virgolette, nell'osservatorio come qualità di presidente, io do sempre rigidamente i tempi. Questo perché abbiamo bisogno di finire entro le 12:30-12:45, ma soprattutto per rispettare tutti in modo che tutti possano esprimersi e portare la loro testimonianza. Quindi nel rispetto di tutti, sintesi, chiarezza, ma grazie per tutto quello che fate. Io davvero sono qui per ascoltare. Grazie. Lascerei adesso la parola al professor Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione del Merito. Ma innanzitutto un caro saluto a tutti voi, ai presidenti delle commissioni parlamentari, ai membri dell'Osservatorio Permanente per l'Inclusione, e un ringraziamento particolare ad Alessandra Locatelli per aver promosso e condiviso con il Ministero dell'Istruzione del Merito l'iniziativa di avviare la celebrazione per il 15° anniversario della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite. Una convenzione di straordinaria importanza, una convenzione che ha fatto un passo gigantesco nella politica del rispetto e della dignità. Perché ha fatto un passo gigantesco? Perché ha reso vincolante per gli Stati la promozione, la protezione, la garanzia del pieno ed uguale godimento dei diritti umani e di tutte le libertà fondamentali. Ecco perché dico che questa convenzione ha fatto un passo avanti gigantesco dal punto di vista dell'affermazione di due principi fondamentali, il rispetto e la dignità. E parto da qua nel mio intervento proprio per ricordare che la scuola che ho in mente, che la scuola che abbiamo in mente, è la scuola costituzionale, la scuola che mette al centro la persona. La scuola costituzionale l'ho definita in questo modo perché la Costituzione è quella che mette al servizio della persona lo Stato e non viceversa. La valorizzazione della persona, a prescindere da qualsiasi sua condizione, provenienza, identità. Mettere al centro la persona significa dunque occuparsi della valorizzazione dei talenti, delle abilità, delle potenzialità di ogni giovane. E questa è la scuola del merito, la scuola che mira a valorizzare le abilità, le potenzialità, i talenti che ogni giovane ha in sé, ogni giovane. E mira a far sì che la ricchezza che ogni giovane ha in sé, ripeto, ogni giovane, possa essere messa a disposizione della collettività. E allora, come fare perché questo si trasformi in realtà? Parto da un dato. Gli studenti con disabilità che frequentano la scuola italiana sono il 4,1% del totale, con un preoccupante aumento annuo del 7%. È evidente che noi dobbiamo trasformare questo incremento preoccupante in una politica sempre più energica e sempre più attiva per far sì che quella scuola costituzionale possa funzionare per davvero. E allora da qui innanzitutto gli insegnanti di sostegno. Piano straordinario che abbiamo avviato. Mi fa piacere poter comunicare che ha permesso di effettuare 13.354 immissioni in ruolo di docenti di sostegno, con una maggiore copertura dei posti di sostegno rispetto all'anno precedente, pari a 3.793 unità. E al netto dei pensionamenti abbiamo avuto un incremento di 12.794 unità di docenti di ruolo forniti di specializzazione. Poi con la
mini call veloce, un strumento che non vi sto a spiegare nei dettagli tecnici, ma che abbiamo inventato, e ringrazio anche gli uffici per aver pensato a questa soluzione particolarmente innovativa, siamo riusciti, rovesciando un'impostazione che invece negli anni precedenti purtroppo vedeva andare deserto una disponibilità di posti, soprattutto in determinate aree del paese, di insegnanti di sostegno a tempo determinato. Abbiamo reso possibili 2.442 contratti a tempo determinato, finalizzati peraltro all'immissione in ruolo. E anche questi docenti, come quelli immessi in ruolo, sono stati per la prima volta vincolati a rimanere sulla cattedra, su quella cattedra di sostegno per 3 anni. Sia gli insegnanti neoassunti, sia quelli che abbiamo immesso nella scuola con contratti a tempo determinato, con la mini col veloce, hanno l'obbligo di rimanere per 3 anni su quella determinata cattedra. E questa è un'altra grande sfida che per me è importante. Io ho lanciato la proposta e ho chiesto l'inserimento nel decreto sulle semplificazioni di estendere, su richiesta delle famiglie, quindi le famiglie, se sono soddisfatte dell'insegnante di sostegno, possono chiedere alla scuola, che ovviamente con il consenso dell'insegnante, possa rimanere sino a 3 anni su quella determinata cattedra. Questo è un passaggio, a mio avviso, di grande civiltà, perché garantisce la continuità didattica e, pensate, tocca ben 80.000 docenti supplenti. 80.000 docenti supplenti, che in caso contrario significherebbero 80.000 cambiamenti ogni anno per un giovane che ha un drammatico bisogno di continuità, di stabilità, soprattutto quando appunto le famiglie e il giovane stesso siano soddisfatte dell'insegnamento. Ovviamente non si toccano i contratti, le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, quindi non si tratta di venire a pregiudicare l'inserimento di chi deve essere inserito di ruolo a tempo indeterminato, questo lo specifico, ma significa affrontare 80.000 soluzioni di precariato. Poi c'è un altro tema che, a mio avviso, noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare con molta forza. Le università hanno fatto uno sforzo rispetto al passato, io lo ringrazio, hanno fatto uno sforzo importante, però non basta ancora. Soprattutto in certe aree del paese, soprattutto nel nord del paese, ci sono ancora troppo pochi posti di specializzazione su sostegno all'interno del circuito universitario. Dobbiamo impegnarci tutti a trovare delle soluzioni, e al limite dobbiamo noi come Ministero immaginare delle soluzioni aggiuntive, perché altrimenti il rischio è che in determinate aree del paese non ci siano posti sul sostegno, ed è non semplice anche il trasferimento dal Mezzogiorno, dove i posti di specializzazione sul sostegno sono, le specializzazioni sul sostegno sono tante, è difficile il trasferimento al nord di specializzati sul sostegno. E quindi dobbiamo anche qui, in un dialogo con il sistema universitario, ma anche immaginando qualche soluzione aggiuntiva, risolvere questo che rischia di essere un altro dei tanti problemi che gravano sul tema della disabilità. Poi c'è la sfida della intelligenza artificiale. Io credo molto in questo ausilio, tant'è vero che abbiamo stanziato 25 milioni di euro destinati specificamente agli ausili, ai sussidi didattici per studenti con disabilità. Oggi l'intelligenza artificiale fornisce delle strumentazioni veramente eccezionali per realizzare quella inclusione e quella efficacia didattica che noi tutti vogliamo. E infine
C'è il tema, lo dissi a Falabella quando ci incontrammo la prima volta, il mio impegno per far sì che quegli straordinari investimenti, sia PNRR, ma anche con soldi che abbiamo trovato noi, e anche qui vorrei sottolineare questo aspetto, soldi aggiuntivi ai 3 miliardi e 900 milioni di euro del PNRR per l'edilizia scolastica, ne abbiamo aggiunti 1 miliardo e 2, circa un quarto dunque, tanta roba, per un piano che toccherà quasi il 20% delle scuole italiane. Ebbene, una parte importante di queste risorse le abbiamo destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche questa è una grande battaglia di civiltà, non ci può essere inclusione se nelle scuole ci sono barriere architettoniche. E infine, il problema è il trasporto dei ragazzi con disabilità. Non è un caso che proprio in quelle scuole dove più alta è la densità di giovani che hanno bisogno di un ausilio di questo tipo, noi abbiamo destinato 70 milioni di euro aggiuntivi, parlo delle scuole paritarie, che avevano grossi problemi per garantire il trasporto degli alunni con disabilità. 70 milioni di euro sui 110 milioni di euro in più previsti sono destinati specificamente per questo sussidio. Ringrazio ovviamente l'Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica, con cui l'onorevole Frassinetti, sottosegretaria Frassinetti, mantiene sempre questo dialogo costante. Io la ringrazio e ringrazio per tutto quello che fa, per le proposte, per il costante supporto che ci fornisce. È uno spazio essenziale di forte partecipazione e di grande inclusione. E come avete visto, alcune proposte che poi ho portato in Consiglio dei Ministri o che stiamo realizzando come Ministero sono nate anche da un dialogo con l'Osservatorio. Bene, mi fa anche piacere che oggi le scuole abbiano portato delle buone pratiche, perché credo che dalle scuole si possa imparare molto. Giro spesso le scuole italiane, vengo a contatto con docenti, vengo a contatto con giovani, vengo a contatto con dirigenti scolastici. Questi viaggi, queste visite sono particolarmente importanti, sono particolarmente arricchenti e ci sono delle buone pratiche che possono diventare delle pratiche comuni, diffuse a tutta la scuola italiana. È per questo che far conoscere anche ciò che di positivo si sta facendo, certe metodologie didattiche vincenti. Ho trovato delle realizzazioni meravigliose con dei giovani portatori di disabilità che si erano inseriti in modo stupendo, si erano realizzati e avevano trovato un lavoro soddisfacente, realizzante, proprio grazie a quelle buone pratiche che la scuola aveva saputo inventare. E allora farle conoscere, diffonderle, far sì che diventino la regolarità nella scuola italiana, credo che anche questo sia un messaggio molto importante. Grazie veramente per questa iniziativa e tutti insieme per una direzione che è la direzione, come dicevo prima, del rispetto e della dignità. Lascerei ora la parola all'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Buongiorno a tutti. Anch'io volevo fare i saluti alle associazioni, ai colleghi, alle scuole di Lazio, Veneto, Campania, Marche, che hanno realizzato queste buone pratiche di inclusione che siamo felici oggi di avere qua tra noi. Saluto il collega Sasso della Commissione Cultura della Camera, il presidente Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, con cui abbiamo una collaborazione continua molto importante. La convenzione e questa celebrazione è lo spunto che oggi ci porta qui, è lo scopo di questa convenzione, che è stato originariamente quello di promuovere e assicurare il pieno uguale godimento di diritti da parte delle persone con disabilità. Noi nella scuola siamo
naturalmente collegati col discorso generale sulla disabilità che magistralmente il ministro Locatelli porta avanti, ma abbiamo una situazione direi privilegiata, perché il contatto con i ragazzi, con i giovani è importantissimo, perché da lì nasce la modalità con cui ci si approccia a questa problematica. E quindi, se le radici sono dritte, se l'albero cresce dritto già dai primi anni di vita, poi è molto più facile andare avanti in questa direzione. Naturalmente in questa convenzione l'articolo 3, che parla dello sviluppo dei bambini con disabilità, è importantissimo, come anche è importante il preambolo dove si parla della famiglia del disabile, del ragazzo con disabilità. La famiglia è importante, noi cerchiamo sempre di collegarci con le esigenze delle famiglie, come diceva anche il ministro prima, e di avere con loro un rapporto schietto, chiaro e trasparente su quelle che sono le esigenze più fondamentali. Quindi io credo che il Ministero, proprio attraverso l'osservatorio, io ho l'onore di avere la delega su un argomento delicato come quello della disabilità, e anche su altri due tematiche che vedo collegate, che sono lo sport e la digitalizzazione. Il ministro prima parlava di intelligenza artificiale, quindi a mio avviso disabilità, sport, digitalizzazione sono importantissime e sono delle tematiche che si devono fondere poi nelle buone pratiche. Lo sport è importante, noi sappiamo quanti progressi, come la mentalità, come si sia rotto il tetto di cristallo nello sport, e come ormai si guardi lo sport a 360 gradi, senza più pregiudizi. È stato un cammino lungo, ma credo che si sia molto avanti in quell'aspetto, così come nella digitalizzazione, che è un momento ovviamente di innovazione che tutti possono perseguire. Quindi un osservatorio permanente che vi garantisco è molto partecipato, e che siamo riusciti anche a rilanciare, perché quest'anno si è riunito più volte, stiamo discutendo di regolamento, di costituzione di gruppi di lavoro. Quindi un'assemblea a cielo aperto, un laboratorio dove noi abbiamo deciso di non tenere nulla di precostituito, ma di lasciare proprio alle esigenze, al dibattito, alle associazioni che intervengono, la modifica di alcune situazioni e il raggiungimento degli obiettivi. Quindi, dicevo prima, coinvolgimento delle famiglie, il ministro ha già detto sulla possibilità di confermare il docente per il triennio, questo penso che sia la rivoluzione, perché naturalmente la continuità didattica, è inutile dirlo, è il pilastro su cui si fondano le esperienze del docente, ma anche l'affidabilità che il ragazzo dà nel vedere una persona che esercita veramente la cura culturale e totale dello studente. Quindi vado verso la conclusione. Io penso che la convenzione parlava di integrazione, ma oggi l'inclusione è un concetto ben più avanzato di quello di integrazione, e noi vogliamo proprio raggiungere l'inclusione totale, e quindi avere la possibilità di sviluppare tutte le potenzialità che abbiamo, di garantire sempre di più pari opportunità, e quindi questa piena inclusione diventa il nostro obiettivo. Oggi poi, con la presentazione delle buone pratiche realizzate da queste scuole, abbiamo anche il fatto che la realtà si cala e non sempre avviene, ma qui oggi avviene, si cala in un discorso ampio che tocca aspetti normativi, che tocca aspetti comportamentali, ma che soprattutto per noi che ci occupiamo di educazione è la nostra stella polare. Grazie. Grazie onorevole Frassinetti, grazie ministri. Direi che possiamo continuare questa celebrazione per il 15° anniversario della ratifica della Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità, ed è una celebrazione importante, importante proprio per le cose che avete già sottolineato, la necessità sicuramente di conoscere questi diritti. La convenzione ha 15 anni, ma c'è ancora molto da fare, perché queste indicazioni molto precise sui diritti delle persone con disabilità vengono conosciute, ma è ancora più importante passare all'atto pratico, no? Passare dalla conoscenza all'implementazione vera di questi diritti nella vita di tutti i giorni delle persone con disabilità. E questa celebrazione è stata pensata, dico con due termini molto semplici, è stata ideata in maniera molto bella e utile. Bella perché, come si è appena sentito, l'intento è cercare un'unica voce che guarda e osserva da prospettive diverse, da diverse istituzioni, dal mondo della scuola, del lavoro, della cultura e così via, della salute, ma che cerca in modo coordinato di avere un'unica voce. No? E solo quando si riesce ad avere un'unica voce e guardare il mondo dallo stesso cielo, è più facile che le cose accadano, che questi diritti passino dalla carta alla vita di tutti i giorni. Quindi bello perché c'è questo intento forte e determinato di costruire un percorso condiviso, ma anche utile. Utile nel senso che, come già stato accennato, vedremo oggi la presentazione di prospettive diverse e di buone pratiche. L'intento quindi non è tanto celebrare un'idea, ma celebrare delle cose che accadono, prendere il meglio delle cose che accadono per far sì che questo meglio faciliti i percorsi trasformativi della nostra comunità e della nostra società. Questo è l'intento fondamentale dell'incontro di oggi e, da quel che ho già potuto sentire e vedere, sarà una giornata davvero molto bella e molto ricca. Non porterei via altro tempo, quindi lascerei subito la parola alle prime presentazioni. Saranno presentazioni che si focalizzeranno da relatori che fanno parte dell'Osservatorio Nazionale delle Persone con Disabilità, e lascerei subito la parola al presidente di FICE, l'avvocato Vincenzo Falabella. Ecco, sì. Grazie. Buongiorno Ministro Locatelli, buongiorno Ministro Valditara, Sottosegretario, buongiorno Frassinetti, e naturalmente ai presenti onorevoli e a coloro i quali oggi sono presenti in sala e ci stanno seguendo da casa. 15 anni la ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità nel nostro Paese. Ancor prima, nel lontano 2006, il 13 dicembre del 2006, a New York veniva firmata la Convenzione. E il movimento associativo delle persone con disabilità era lì presente a sottoscrivere la convenzione convintamente, perché siamo sicuri che i principi che sono ripresi all'interno della convenzione dell'ONU altro che non sono il preludio di quei principi costituzionali che sono presenti nel nostro Paese. Ebbene, eravamo presenti lì perché quello slogan, il nulla su di noi senza di noi, che è stato quel movimento associativo globale che ha portato a sottoscrivere la convenzione, ha voluto fortemente che l'intero pianeta si fermasse e attenzionasse i temi dei cittadini e delle cittadine con disabilità. Quindi io sono sicuro che oggi, se ci fossero stati due posti in più in quello scarno, sicuramente le federazioni e il movimento associativo era lì con voi proprio per dare corpo e sostanza a quel nulla su di noi senza di noi. Mi soffermo brevemente su quello che ha detto il ministro Valditara. Una scuola costituzionale, noi questo vogliamo, egregio ministro. Lo vogliono le nostre famiglie, ma prima ancora lo vogliono i nostri alunni e le nostre alunne con disabilità. L'Italia è ricordata a livello internazionale per essere stato il primo paese ad abolire le scuole speciali. Era il lontano 1977, ancora prima della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, grazie ad una forte pressione che le famiglie all'epoca avevano portato sul dibattito politico del nostro paese. E il nostro paese questo ha fatto. Però dobbiamo anche essere critici del fatto che il nostro attuale sistema inclusivo non garantisce ancora l'esigibilità di quei principi costituzionali. Pensate soltanto che per le gite scolastiche
molti alunni e molte alunne con disabilità non vengono inserite e quindi non possono partecipare insieme ai propri compagni in momenti ludico-ricreativi come quelli delle gite scolastiche. E quindi credo che il nostro Paese deve, in maniera anche ferma, intervenire significativamente per consentire che quei principi costituzionali vengano applicati e vengano garantiti. Il ministro Locatelli sa che il nostro movimento associativo non ha mai negoziato i diritti delle persone con disabilità. Non lo faremo anche in queste circostanze. Oggi è una giornata celebrativa. È giusto celebrare un momento significativo di un percorso, di un processo che ha cambiato la cultura e sta cambiando la cultura del nostro Paese. Ma dobbiamo essere sempre più convinti che a volte scelte anche, come dire, drastiche da un punto di vista di tenuta devono essere effettuate per il bene soprattutto di coloro i quali oggi vivono una condizione di disabilità. Non vogliamo privilegi, ministro Locatelli, ministro Valditara, sottosegretario, non abbiamo mai rivendicato privilegi, abbiamo rivendicato sì diritti e pari opportunità. Oggi la Convenzione dell'ONU ci dà uno strumento ulteriore, quello di applicare sempre più costantemente quei principi costituzionali. Quindi convintamente sottoscrivo quello che lei ha detto, ministro Valditara, noi vogliamo una scuola costituzionale, una scuola che sia sicuramente aperta, inclusiva e che oltre ad includere formi i nostri ragazzi e le nostre ragazze con disabilità. Il luogo dell'osservatorio, anzi dei due osservatori, sono luoghi importanti, fondamentali, istituzionali, riconosciamo sicuramente l'alto valore, ma chi come me, chi come noi, il mondo associativo da sempre ha cercato di costruire ponti e non alzare muri. Quei ponti ora devono portare ad una concretezza importante, un cambiamento culturale, ma soprattutto un cambiamento nella vita quotidiana dei nostri cittadini e delle nostre cittadine con disabilità. Noi ci siamo, come ho sempre detto anche in altri luoghi istituzionali, ci saremo, vogliamo esserci, consci del nostro orgoglio, ma soprattutto della nostra responsabilità nel rappresentare la stragrande maggioranza dei cittadini e cittadine con disabilità. Lo faremo con fermezza, abbiamo messo da parte la serie rabbia e l'improduttivo mugugno e quindi mettiamo a vostra disposizione tutto il nostro sapere, che altro non è la vita vissuta del mondo che noi rappresentiamo. Grazie. Grazie Presidente Falabella, lascerei ora la parola al Presidente Di Fante, il Professore Nazzaro Pagano. Grazie, buongiorno, buongiorno Ministro Locatelli, buongiorno Ministro Valditara, Onorevole Frassinetti, Sottosegretario di Stato all'Istruzione e al Merito. Oggi celebriamo i 15 anni della Convenzione ONU e allora auguri alla Convenzione ONU, perché come ogni compleanno che si rispetti è giusto fare anche gli auguri, ma vogliamo anche ricordare tutte quelle persone che appartenenti al mondo associativo, associazionistico delle persone con disabilità, hanno, nostri predecessori, hanno consentito che la Convenzione ONU fosse, diciamo così, uno strumento così importante. Ma oggi però voglio anche ringraziare il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'Istruzione e del Merito per la presenza di tanti alunni. Questo forse è l'aspetto più importante. Ciò non toglie merito alla presenza di tutte le autorità oggi presenti, ma la presenza degli alunni per noi è particolarmente significativa. È particolarmente significativa perché credo che quello sia il luogo dove devono crescere diritti, deve crescere la partecipazione e invitare gli alunni con disabilità a prendere coscienza anche della Convenzione ONU. Perché la Convenzione ONU non sancisce nuovi diritti, ma riafferma i diritti della Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona. E naturalmente incernia questi due principi cardini si impernia su due principi cardini che sono le pari opportunità e la non discriminazione. Ripeto, noi come mondo associazionistico delle persone con disabilità, lo ha detto bene Vincenzo Falabella, vogliamo costruire ponti, vogliamo cercare di
contribuire alla realizzazione di un quadro normativo nel nostro Paese che già di per sé è un quadro normativo di primissimo ordine, che purtroppo però non sempre riesce a dare alle persone con disabilità e alle famiglie delle persone con disabilità, perché dobbiamo sempre ricordarci che dietro ogni persona con disabilità vi è una famiglia. E quindi è necessario creare le condizioni perché l'esigibilità dei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti delle Persone, ma riaffermati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal nostro quadro ordinamentale legislativo, naturalmente possa, diciamo, effettivamente far godere alle persone con disabilità e alle loro famiglie il pieno diritto e la piena partecipazione. Proprio perché sappiamo che questi diritti non sempre sono esigibili, noi come mondo associazionistico delle persone con disabilità non ci dimenticheremo mai che sì, oggi vogliamo partecipare alle istituzioni, vogliamo costruire, vogliamo realizzare programmi e piani, ma dobbiamo anche ricordarci che come associazione dobbiamo stimolare le istituzioni a creare le condizioni perché quei diritti siano effettivamente applicati. E oggi noi come Fund e come rete associativa ANMIC, ma credo che anche insieme alla FISH, vogliamo lanciare una proposta. Quella proprio perché grazie alla nostra ramificazione territoriale, perché Fund e FISH sono presenti su tutto il territorio nazionale, naturalmente sempre con la supervisione del Ministero per le Disabilità e con il Ministero per l'Istruzione e il Merito, vorremmo lanciare una proposta, quella di girare per le scuole per rappresentare a tutti gli alunni e a tutte le alunne, non solo con quelli con disabilità, ma che cos'è la Convenzione ONU, qual è lo scopo della Convenzione ONU e quali sono i diritti, ma soprattutto quali sono i temi delle persone con disabilità. Perché se oggi noi parliamo di progetto personalizzato, parliamo di accomodamento ragionevole, parliamo di accessibilità universale, forse credo che molto spesso i ragazzi, gli alunni non riescono a comprendere appieno questi temi, ma spiegarli all'interno delle classi con semplicità e con praticità potrebbe essere un ottimo, diciamo sì, momento per includere ancor più, per rendere ancor più inclusiva la nostra società. Quindi è una proposta che lanciamo, ne parleremo all'interno dei due osservatori e naturalmente se vi sarà la possibilità di poter avviare questa progettualità, poi anche con la FISH ne parleremo più nel dettaglio, noi saremo pronti a entrare nelle scuole per procedere su questo percorso. Perché ripeto, e non perché vi è presente il Ministro per l'Istruzione dell'Istruzione e del Merito o il Sottosegretario Frassinetti, ma credo che la scuola sia il contesto più importante della nostra nazione. Se noi costruiamo una scuola inclusiva, riusciremo a costruire una società inclusiva. Ecco perché vogliamo lanciare questa proposta, ecco perché crediamo nei ragazzi, negli alunni, nelle alunne che frequentano la scuola italiana, anche perché se inculcheremo in quelle persone, in quei ragazzi, in quelle ragazze, che il compagno di banco è una risorsa a cui appoggiarsi e non un nemico da combattere, renderemo molto più inclusiva e molto più civile la nostra nazione. Con questo mi fermo, non voglio entrare nei tecnicismi della Convenzione perché non è oggi la giornata, ma voglio soltanto augurare a tutti voi buon prosieguo di lavoro. Grazie. Grazie Presidente. Proseguiamo ora nella presentazione che è il mondo associativo. Ah, prego Ministro. No, con il Ministro Locatelli in diretta abbiamo già accolto la sua proposta. A proposito di utilità e pragmatismo, assolutamente. Dicevo, proseguiamo i lavori e mi fa particolarmente piacere, rivolgendomi e ringraziando il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Istruzione del Senato,
e il capogruppo della Commissione Istruzione alla Camera, Rossano Sasso, per la vostra presenza, perché quello che vedrete, no, da adesso in poi è un affondo portato avanti dalle diverse associazioni e da alcuni elementi paradigmatici e emblematici delle scuole su come si sta provando a celebrare, cioè a vivere concretamente l'esperienza di diritti che si implementano nella vita di tutti i giorni. Allora chiederei alla regia di preparare la proiezione del video dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ha per l'appunto preparato questo breve video per noi. Celebrazione del quindicesimo anniversario dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ciao, mi parli un po' di te e mi dici cosa ne pensi della Convenzione ONU? Ciao, mi chiamo Sofia e sono una bambina con una disabilità visiva. Io ci convivo con questa disabilità, ma è una mia caratteristica e tutti quanti abbiamo delle caratteristiche e tutti quanti abbiamo gli stessi diritti. In classe ho ascoltato una lezione sulla Convenzione ONU e sono ottimista e spero che i miei diritti vengano rispettati. La Convenzione delle persone con disabilità? Sì. Sì, la conosco. Penso sia importante? Sì, perché è giusto, perché ogni bambino abbia gli stessi diritti. Dare più possibilità di trovare ruoli adatti nel lavoro a qualunque disabilità. Avere più cure disponibili ed efficaci per le malattie delle persone con disabilità. Conosci la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità? Sinceramente non la conoscevo, però è stato molto divertente approfondirla con i miei compagni e con i professori all'interno della classe. Conosci la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità? No, non la conoscevo, l'ho scoperto ieri a scuola perché pensavo che fosse scontato che tutti quanti avessimo gli stessi diritti. Cosa pensi di questa convenzione? Penso che sia molto importante soprattutto diffonderla perché tra noi ragazzi, perché noi siamo il futuro. Allora, in occasione della celebrazione della convenzione stessa, si è deciso di intraprendere un percorso di conoscenza di questa carta dei diritti che è fondamentale. La convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità è un importantissimo passo per l'umanità verso un ideale di uguaglianza nei confronti di tutti, senza distinzioni fisiche, etniche, di genere e orientamento sessuale. Se tutti gli stati membri dell'ONU e non seguissero questa convenzione e la mettessero in atto attraverso l'educazione, avremo finalmente l'uguaglianza assoluta. Secondo me la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità è stato un grande passo avanti per promuovere l'uguaglianza delle persone nella società e nella politica, anche perché in questo modo abbiamo migliorato la vita di alcune persone. Essere diversi non significa essere sbagliati e nessuno deve farci sentire tali. I luoghi pubblici devono permettere a tutti gli individui l'accesso, senza ostacolarlo tramite barriere. Bellissimo video, la forza del video, come davvero ci ha catturato. E ringraziamo la vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi che è presente, Ipovedenti, Linda Legname, che ha appunto organizzato e realizzato questo video. Lascerei ora la parola a Livio Valvano dell'AIAS, l'Associazione Italiana per l'Assistenza degli Spastici. Prego. Sì, grazie. Mi si è innanzitutto consentito trasferire al ministro Locatelli, al ministro Valditara, al sottosegretario i sentimenti di gratitudine dell'Associazione Nazionale, dell'AIAS, per questa importante
iniziativa, importante evento. Noi contribuiamo con la presentazione breve, in pochi minuti, di un progetto che AIAS sta promuovendo in tutta Italia. Noi sappiamo che, e auspichiamo tutti, che ogni persona, a prescindere dalla condizione di disabilità, di salute, possa godere di un'esistenza libera, autonoma, indipendente, ma sappiamo bene delle barriere che ci sono, e soprattutto quelle più resistenti sono quelle immateriali, quelle che non si vedono, le barriere appunto ancorate alla conoscenza, alla cultura, ai valori di una società. Per questo l'attività di educazione, di informazione, sensibilizzazione, come questa che ha promosso il ministro oggi, è un'attività fondamentale per AIAS, e di qua nasce il progetto didattico che sto per presentarvi, per due obiettivi. Il primo è quello di creare una cultura inclusiva e rispettosa dell'altro, e il secondo, mettere in campo nell'ambiente scolastico attività di educazione, ma speriamo di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e della marginalizzazione nei confronti delle persone con disabilità. Il bullismo sappiamo che è un fenomeno molto diffuso, i recenti dati Istat ce lo confermano, e alcune rilevazioni ci dicono che la disabilità è associata a un maggior rischio di diventare vittima del bullismo, sia per i bambini che per gli adolescenti, perché la percezione della diversità, lo stigma, il pregiudizio sono quegli elementi catalizzatori delle violenze che aggravano l'esclusione sociale, l'isolamento delle vittime, anche a causa di contesti che possono rappresentare veri e propri ostacoli, come la presenza delle barriere, l'impossibilità di partecipare alle gite, l'inaccessibilità sensoriale, eccetera. Questo impedisce la conoscenza dell'altro, la comprensione della disabilità, la consapevolezza che la diversità non deve, non può e non è un ostacolo. Per questo noi pensiamo che sia necessario non solo affrontare la questione del bullismo con le strategie e gli strumenti giusti, ma anche operare una vera e propria educazione alle differenze, che sia il terreno fertile per l'integrazione di ogni individuo. Nasce così il progetto Abbattere le barriere del bullismo. È un'iniziativa didattica di sensibilizzazione completamente gratuita, dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, con la collaborazione di Giffoni Film Festival, la rete Civicamente e l'utilizzo della piattaforma digitale Educazione Digitale. Il progetto è indirizzato appunto a contrastare il fenomeno del bullismo, i pregiudizi, e per orientare i giovani alla integrazione verso le persone con disabilità. È già partito il progetto, è in corso di realizzazione in quest'anno scolastico, hanno aderito 438 istituti scolastici distribuiti in tutte le regioni italiane, anche il supporto di un eccezionale testimonial che è l'attore Leo Gullotta, che ha promosso con un video questo progetto. Noi pensiamo che attraverso questo strumento didattico e le attività formative proposte, i docenti possono avviare in classe una riflessione attiva sui temi dell'inclusione e dell'integrazione, quali elementi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, promuovendo tra studentesse e studenti dinamiche relazionali sane in contrapposizione ai fenomeni di prevaricazione. Alla conclusione del percorso formativo educativo, le classi saranno coinvolte in una vera e propria competizione con la partecipazione a un concorso per la produzione di un elaborato creativo, un cortometraggio che appunto l'equipe di Giffoni Film Festival aiuterà e seguirà per la concreta realizzazione, o di un fumetto. Il concorso è preceduto da un percorso formativo educativo con webinar da tenersi durante l'anno scolastico, che sono già partiti, con educhit formativi che guideranno gli alunni verso la conoscenza del tema e degli strumenti che i ragazzi potranno utilizzare. Quindi gli studenti impareranno anche le tecniche di regia, di ripresa, di montaggio e di illustrazione e il disegno per il fumetto. I migliori tre progetti
saranno premiati nel corso dell'evento speciale all'interno del, prossimo Giffoni Film Festival. Ecco, questo è il nostro progetto, con l'auspicio di aver promosso un'iniziativa idonea a concorrere alla missione comune tra istituzioni, associazioni e terzo settore, che è quella di contribuire a creare una società migliore. Grazie. Vi richiamo ai tempi, mi raccomando, perché siamo già in ritardo, e vi richiamo ai tempi per dare la possibilità a tutti di poter intervenire, mi raccomando. Grazie Ministro. Allora lasciamo subito la parola a Giambattista Pesce dell'Associazione Italiana contro l'Epilessia. Buongiorno, buongiorno a tutti, ministri, sottosegretari e onorevoli, a tutti noi, perché siamo uno, come diceva la Ministra, siamo uno. Mi permetto di riferirmi immediatamente in modo rapido, evitando la mia disabilità che è la logorrea, di riferirmi al mancato applauso che io ho fatto mentre l'ho fatto sulla la conferma degli insegnanti, degli supplenti eccetera, che quello è da 20 anni che l'aspettavamo, e grazie di nuovo, anzi grazie davvero. Non ho applaudito sulla un'altra meravigliosa questione, che è il trasporto. Lei ha dato tanto al trasporto, la buona prassi che vede questa famiglia, il volto lo vedete, ride, è contenta assieme alla scuola, al sindaco e all'insegnante, è proprio sul trasporto. Bene, leggo, così sarò più rapido possibile. Scuola inclusiva, ma bisogna arrivarci. La somministrazione dei medicinali che non richiedono competenza o discrezionalità sanitaria fu conquistata su un'alunna con epilessia, ma AICE ha spirito universalistico e quindi per tutte le patologie la conquistò, con le raccomandazioni ministeriali del 2005 a firma del ministro dell'istruzione Moratti e della salute Storace. Grazie a questo strumento consolidato con il decreto ministeriale 153 dello scorso agosto del 23 a firma del ministro Valditara e di Giorgetti, del ministro Giorgetti, chiedo scusa per la confidenza, ma siamo uno, ha consolidato questa giusta inclusione. Così l'Istituto Comprensivo Statale Marco Polo di Torricelle in Sabina, in provincia di Rieti, ha incluso Ilaria, alunna che per interrompere le crisi, le possibili crisi epilettiche prolungate, necessitava la somministrazione di un farmaco. La scuola l'ha inclusa. Grazie. Ilaria però abita nel comune di Poggio San Lorenzo, a 5 km di distanza, e la madre Caterina, per problemi di lavoro, è impossibilitata ad accompagnarla, pertanto ha richiesto l'accesso al servizio trasporto. Negato. A fronte di un primo rifiuto del personale incaricato sulla base dei già realizzati inclusione scolastica, del sostegno della USD di Rieti, alla lotta della signora Caterina e al coinvolgimento dell'Associazione Italiana contro l'Epilessia per l'inquadramento normativo del caso e le necessarie formazioni di alta sensibile operatrice, è stata risolta tale criticità in capo al Comune. Togliere un farmaco a chi lo necessita è come togliere le ruote a chi è obbligato alla carrozzina. Nessuno dei due potrebbe salire sul pulmino del trasporto, uno senza ruota e l'altro senza farmaco. Ora Ilaria può raggiungere la sua scuola inclusiva in pari sicurezza e dignità, scuola che ha contagiato con buona prassi la comunità del suo territorio. Grazie. E chiedo quindi al Ministro, se è possibile, che i suoi fondi, che i fondi per il trasporto, vengano condizionati al trasporto senza discriminazioni delle varie patologie. Grazie. Grazie. Mi dicono che è presente Linda Legname. Chiedo
l'abbiamo chiamato anche, ecco, le lasceremo la parola, ecco, prego, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti e un saluto a chi ci ascolta online. Credo che il nostro video sia stato eloquente su quello che noi vogliamo trasferire. Luigi ha iniziato un percorso nelle scuole attraverso i nostri centri di consulenza tiflodidattica in tutta Italia e volevo ringraziare le istituzioni, le scuole, perché questo è quello che ci piace. E approfitto della presenza del ministro Locatelli, del ministro Valditara, per lanciare una piccola proposta su quello che sarà l'anno delle nostre celebrazioni. Educazione civica è stata introdotta con la legge qualche anno fa, mancano i riferimenti alla Convenzione ONU, sarebbe bello poter inserire nei programmi ministeriali anche la Convenzione, in modo tale che i nostri ragazzi, perché noi dalla nostra indagine abbiamo trovato tanti ragazzi che ci hanno detto non la conosciamo, ci piacerebbe approfondirla. E infine noi quest'anno abbiamo un nostro giornale che si chiama Il Gennariello, che distribuiamo in tutte le scuole, faremo una copia speciale per ciechi, ipovedenti e per tutti i ragazzi delle scuole, dedicata, il nostro numero sarà dedicato solo ed esclusivamente alla Convenzione ONU, perché crediamo nella diffusione e nella conoscenza. Se non c'è conoscenza ci sono sempre i muri e le barriere, e loro, i nostri ragazzi, sono i cittadini del domani. Grazie mille. Grazie Vicepresidente, lascerei ora la parola a Giuseppina Esposito dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Sì, ecco, buongiorno Onorevole Ministro Locatelli, Ministro Sottosegretario. Bene, un saluto cordiale a tutti quanti voi e con grande sentimento di gratitudine che esprimo a nome mio, ma dell'associazione tutta AISLA e di tutta la comunità delle persone affette da SLA, per il coinvolgimento per questa iniziativa. La nostra testimonianza, la testimonianza di AISLA, fa riferimento a un progetto che è Questo non è un gioco, un progetto che ha coinvolto studenti di diverse scuole nella provincia di Asti, che riguarda appunto le difficoltà del movimento delle persone con disabilità. Gli alunni, gli studenti che sono stati coinvolti sono diventati dei veri e propri ambasciatori per il superamento delle barriere architettoniche, ma soprattutto hanno fatto proprio il principio che è importante garantire accessi equi, indipendentemente dalle condizioni o dalle capacità fisiche. Oggi questo è un momento plurale. La presenza delle scuole, i ragazzi, le ragazze, tutti ci chiediamo, ci interroghiamo insieme sul percorso fatto, su che cosa è stato fatto in questi 15 anni, su quanto è grande il pezzo di strada fatto insieme e quanti passi sono stati compiuti nella direzione unanime a cui tutti noi tendiamo. Ed è singolare che noi parliamo di passi, parliamo di movimento, con la consapevolezza che noi persone con la SLA non ci possiamo muovere, non possiamo camminare, non possiamo correre, perché siamo prigionieri e paralizzati. Eppure so per certo, come tutti voi, come tutti gli altri, che desideriamo adoperarci per costruire insieme un percorso, per costruire nuove opportunità. E lo diciamo con l'apertura massima, sapendo che c'è bisogno sicuramente di nuove risposte, di nuove soluzioni, c'è bisogno di guardare il mondo con occhi nuovi o con occhi diversi. Bene, forse semplicemente continuare, Ministro, mi riferisco a un nostro incontro quando lei disse appunto che bisogna ribaltare, no, il paradigma della disabilità. Beh, se proviamo a estendere questo cambiamento a tutti gli altri contesti, forse insieme concretamente possiamo costruire una società nella quale le pari opportunità siano garantite nonostante la disabilità, ma grazie alla disabilità. Quindi grazie a tutti. Grazie a lei, grazie del suo intervento. Ora la parola a Fulvio De Nigris,
dell'associazione Amici di Luca. Sì, grazie, un sincero ringraziamento a tutti. Io porto l'esperienza di Bologna e dell'Emilia Romagna. L'associazione degli Amici di Luca opera dal 99, da sempre nell'osservatorio, e si impegna anche nell'educazione dei giovani al volontariato e al benessere della comunità. L'obiettivo è trasformare i giovani di oggi in adulti consapevoli e sensibili ai bisogni della società e dei più deboli. Per questo l'associazione promuove da anni una serie di interventi su misura per ogni fascia di età scolastica. Dal mese di febbraio dell'anno scorso l'associazione ha lanciato un progetto incentrato sulla giornata dei risvegli con l'artista Alessandro Bergonzoni, nostro testimonial. Si tratta di una manifestazione nazionale ed europea giunta alla 26esima edizione con l'alto patronato del Presidente della Repubblica e l'alto patrocinio del Parlamento europeo, che cerca di sensibilizzare sui diritti delle persone in coma e gravi cerebrolesioni acquisite. Il progetto si chiama Bologna e Cura, manifesto partecipativo per la giornata dei risvegli, ed è presentato e stato fatto in collaborazione col Comune di Bologna, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Questa iniziativa corale ha mirato a promuovere il concetto di cura come azione collettiva, coinvolgendo le comunità e gli stakeholder interessati per fornire risposte integrate ai bisogni delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite. Si parte dalla Casa dei Risvegli Luca di Nigri, struttura pubblica dell'azienda USL di Bologna, ma questo approccio di Bologna e Cura è stato possibile anche alla visione della consigliere comunale Cristina Ceretti, che ha portato avanti con noi il progetto. Il percorso ha previsto la costituzione di tanti percorsi con le scuole, fino a un documento conclusivo di accordo programmatico che è stato validato dalla Regione Emilia-Romagna e in corso di validazione da parte dell'azienda USL di Bologna. L'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile anche di studenti. Abbiamo fatto una rassegna teatrale e una rassegna cinematografica che ha permesso ai giovani che già partecipano a un premio con la Cineteca, il premio Luca di Nigris da 26 anni, di poter portare audiovisivi i tuoi temi sensibili della disabilità. Ecco, il lavoro che stiamo facendo lo continueremo anche quest'anno e voglio segnalare come in questi interventi l'aspetto più importante sia quello dei testimoni di un risveglio per i giovani. Vedere giovani come loro o meno giovani che parlano della loro disabilità, del loro percorso di vita per arrivare ad un riallacciare questa vita in un nuovo progetto adattato è una cosa molto importante che fa capire anche in qualche modo il valore della vita. Ecco, noi questo progetto lo mettiamo a disposizione, potete fare questi interventi anche a livello nazionale e questo manifesto per la giornata dei risvegli è un manifesto che verrà diffuso nei nostri partner come l'ANCI, Fronoceo, Fiaso, INAIL, MIUR, Lega Coop, Regione Emilia Romagna ed altri nostri partner. Quindi io ringrazio molto per questa opportunità e sono convinto, come si diceva, che oltre all'integrazione il coinvolgimento e l'inclusione sia la cosa più importante. Grazie. Grazie Presidente. La parola ora al Presidente Roberto Speziale di ANFAS. Sì, grazie. Grazie. Lasciatemi partire con l'espressione di un ringraziamento, un gradimento dell'odierna giornata, anche perché, come mi ero fatto promotore all'interno degli osservatori, nello stimolare questa possibilità che poi si è concretizzata, e ringrazio veramente i ministri, i componenti, il sottosegretario, gli onorevoli presenti, i colleghi delle altre associazioni. Oggi perché dal punto di vista ANFAS è una giornata importante? Perché si legano due temi, si lega il tema della Convenzione 1 sui diritti delle persone con disabilità, si lega il tema dell'inclusione scolastica. Due temi in cui ANFAS, come dire, è testimone da sempre, è artefice da sempre. Pochi sanno che la Convenzione ONU, firmata a New York nel 2007, di fatto inizia il suo iter nel 1987, ed inizia proprio perché il rappresentante dell'Italia all'ONU, la professoressa Maria Rita Saul, mamma ANFAS, giurista internazionale, propone appunto che venisse adottata, dopo quella sul diritto dei fanciulli, dei bambini, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Ci vorranno 20 anni dall'87 per arrivare
alla firma della Convenzione ONU. E poi, come dire, oggi celebriamo il 15° dalla sua ratifica in Italia assieme al suo protocollo opzionale. Sull'inclusione scolastica, ricordo come era la storia di Mirella Casale Antonioni riportata nel film di Rai 1 sulla classe degli asini, che racconta la genesi, cioè quello che accadde prima, che portò poi all'abolizione delle classi speciali delle scuole, speciali delle classi differenziali. Oggi lo celebriamo, questo 15°, secondo me, in un modo, come dire, opportuno. Primo, perché per la prima volta all'interno della legge delega e dei suoi decreti attuativi noi facciamo due passi importanti. Il primo, definiamo la persona con disabilità, definiamo la condizione di persona con disabilità esattamente nell'accezione della Convenzione ONU. Poi aboliamo definitivamente tutte quelle terminologie stigmatizzanti per le persone con disabilità, adottando finalmente l'unico termine che è persona con disabilità, dove l'accezione sul termine persona. E questo è grazie alla Convenzione ONU. Questo è grazie alla Convenzione ONU. E l'altra straordinaria iniziativa che abbiamo ascoltato parte oggi è quello non di applicare o conoscere la Convenzione ONU, ma far vivere la Convenzione ONU a partire dai banchi di scuola. Un'opera, come dire, culturale che cambierà profondamente la nostra società, finalmente, perché partiamo dal più grande investimento che un paese deve saper fare, quello sulla giovane risorse umane. I nostri giovani, i nostri ragazzi saranno coloro che porteranno il vero cambiamento a una società veramente inclusiva, che non lascia indietro nessuno, che crea pari opportunità e non discriminazione, proprio in quel principio costituzionale che prima veniva richiamato. Oggi è una giornata di festa, grazie. Grazie, grazie Presidente. La parola ora... Ok, lo invito. Mi chiedono di avvicinarsi al microfono in modo che sia più facile l'ascolto e quindi l'interpretariato. Grazie. Allora, dicevo, la parola adesso a Davide Magini dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Ecco. Si sente, sì. Allora, buongiorno Ministro e buongiorno a tutti i presenti. Grazie per questo incontro dedicato all'inclusione scolastica dei giovani con disabilità, un tema sicuramente di fondamentale importanza. Intervengo brevemente per ricordare che il tema dell'istruzione riguarda anche quei cittadini divenuti disabili in età adulta, con la relativa necessità di una formazione secondaria superiore. L'ANIMIL, in quanto Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro, rappresenta una categoria particolare di disabili, persone che si sono infortunate una volta terminato il periodo di obbligo scolastico e magari a 30, 40 e 50 anni hanno la necessità in tempi congrui di un diploma per potersi reinserire nel mondo del lavoro dopo l'infortunio. Gli infortunati sul lavoro in generale, e quelli più gravi in particolare, generano molto spesso un'impossibilità dell'infortunato di reinserirsi nella stessa tipologia di lavoro che facevano prima. Pertanto queste persone hanno bisogno di essere seguite in un adeguato percorso formativo pensato per gli adulti e che prevede la possibilità di conseguire un diploma mai preso per la necessità di entrare presto nel mondo del lavoro o per scelte di vita diverse. Per tutto ciò l'associazione si è mossa autonomamente attraverso la sua scuola della testimonianza, dando via nel 2021 al progetto Approdi per assistere la categoria delle vittime del lavoro nel conseguimento del diploma, incontrando svariate difficoltà a causa di un sistema scolastico estraneo a queste problematiche. Per questi motivi riteniamo sia necessario inserire nelle aree di intervento dell'osservatorio il tema dell'inserimento scolastico di adulti con una disabilità sopravvenuta, per studiare il modo migliore per garantire agli adulti infortunati una possibilità effettiva di raggiungere il diploma, concordando programmi, luoghi e modalità di intervento. ANIMIL ha messo a punto una metodologia e una progettualità che, se condivise con il Ministero, potranno offrire con investimenti irrisori risposte importanti anche ad altre tipologie di disabilità. Grazie.
Grazie, grazie Presidente. Lascerei ora la parola a Nicolas Marzolino, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Se può accendere il microfono. Si sente? Ok. Buongiorno e grazie a tutti per la possibilità di essere qui. A me hanno toccato tanto prima le parole del Ministro dell'Istruzione e della Sottosegretaria, dove è stato parlato di l'arricchimento e dare una possibilità alle persone con disabilità di parlare, di esprimersi, e il trovare buone pratiche. Io non posso fare nient'altro che parlarmi della mia esperienza personale e della nostra associazione. Noi abbiamo testato negli anni, direttamente sulla mia pelle e in tante altre situazioni, il fatto che una persona con disabilità, che sia come la mia, da un incidente, che sia dalla nascita o dovuta a una malattia, la possibilità di esprimersi, di parlare delle proprie problematiche, di conoscere i propri punti di forza. E io credo che il modo migliore, il luogo migliore per farlo sia la scuola, sia con i ragazzi, perché c'è la possibilità di mandare un messaggio forte. Nella nostra esperienza abbiamo un protocollo col Ministero dell'Istruzione e del Merito, e facciamo più di 400 laboratori all'anno nelle scuole, parlando delle problematiche delle vittime civili di guerra, ma non solo. Qualsiasi essa sia la disabilità, io credo veramente che una persona che ha delle problematiche non è nient'altro che un riflesso delle problematiche di una società che hanno tutti, e quindi la possibilità di poter parlare, di poter esprimersi è una cosa che può aiutare in primis la persona con disabilità, ma in realtà può aiutare veramente tutti. E visto che la sottosegretaria ha parlato dell'importanza dello sport, voglio finire con due parole che mi sono state dette proprio a me in modo personale da Luca Pancalli, dal presidente del CIP, che quando ero ragazzo, avevo appena avuto l'incidente, mi ha detto: guarda che se tu sarai in grado di rendere la tua disabilità il tuo punto di forza, potrai veramente aiutare tante persone. E quindi è questo che forse è importante della risoluzione ONU, che non si mette al centro solamente la disabilità, ma si mette al centro proprio la persona, le sue abilità psicoemotive, nonostante le sue difficoltà fisiche. E questo può veramente rendere le persone con una disabilità, con delle problematiche, utili veramente, anzi direi indispensabili per la società. Grazie. Grazie, grazie ancora Nicolas Marzolino. La parola ora a Barbara Rosina, dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Grazie, grazie, buongiorno a tutti e tutte. Un ringraziamento particolare al Ministro Locatelli, al Ministro Valditara, al Sottosegretario Fassinetti e a tutti gli onorevoli presenti. Non è un ringraziamento di forma, è un ringraziamento di sostanza, perché questo microfono si sente malissimo. Stiamo insieme. Non ci arriva. Stiamo insieme assistendo a un momento fondamentale, che è un momento di cambiamento culturale, e il ringraziamento non formale è legato al fatto che il governo, il Parlamento, i nostri rappresentanti nelle più grandi istituzioni dello Stato hanno colto i segnali della nostra società, hanno colto i segnali delle associazioni, hanno colto i segnali dei professionisti, del sistema, dei servizi, e stanno portando avanti delle istanze che sono le istanze della società nel suo complesso. Come rappresentante di una delle professioni del sistema pubblico dei servizi, un sistema pubblico non deve andare mai per scontato, e sappiamo quanto è complesso riuscire a farlo, propongo alcune riflessioni sulla base di molteplici progetti territoriali che noi abbiamo avuto modo di osservare, di interazione tra associazionismo, scuole, servizi, che sono legati a fattori che possono in qualche modo facilitare l'inclusione,
ma sono progetti che partono dall'osservazione che la scuola non è un luogo d'arrivo, la scuola non è il luogo di destinazione, la scuola è uno strumento che consente di progettare un futuro. Allora, tutti questi progetti che facilitano l'inclusione sono progetti nei quali c'è la consapevolezza che a scuola si costruisce la consapevolezza dei diritti, si costruisce, proprio perché la scuola è un ponte, la possibilità di avere uno sguardo sul passato, una visione sul futuro, attraverso progetti che aprono le porte della scuola e vanno sul territorio, vanno nel mondo dell'associazionismo, vanno nel mondo dei servizi. Allora, quando parliamo di progetti di inclusione, parliamo di progetti che fin dai primi gradi della scuola, fin dai nidi, sono aperti e costruiti per essere accessibili e sono in grado di costruire dei progetti significativi anche portando all'interno i territori che sono espressione della vita delle persone. Sono tutti quei progetti nei quali è possibile abbattere anche le barriere che a volte ci sono tra ufficio territoriale scolastico, neuropsichiatrie, servizi sociali di territorio, associazioni che si coordinano per riuscire non solo ad intercettare i bisogni, ma anche per proporre delle soluzioni per il loro fronteggiamento. E poi progetti interessanti, innovativi, nei quali i progetti educativi individualizzati sono coinvolti dai docenti e da tutte le diverse figure che sono coinvolte in quel progetto di vita con una prospettiva futura. Penso per esempio agli assistenti per la comunicazione, agli educatori, che spesso non sono afferenti all'ente scuola, sono afferenti a enti diversi, ma che a pieno titolo sono coinvolti e fanno parte dell'equipe. E poi penso ancora a tutti quei progetti dove le scuole si aprono ai servizi sociosanitari, dove è possibile fare formazione insieme, dove è possibile coinvolgere le famiglie, dove è possibile ascoltare davvero le volontà e i desideri delle persone che a questi servizi si rivolgono. Un ultimo accesso, e ho finito, qualcosa che è molto presente, di cui ci stiamo occupando con molti progetti sperimentali, è quello della formazione condivisa, che ci consente di andare oltre, di progettare un futuro, di condividere insieme agli insegnanti di ogni ordine e grado il futuro dei bambini e delle bambine che oggi sono inseriti nell'istituzione. Grazie. Grazie, grazie Rosina. La parola ora ad Angelo Raffaele Cagnazzo, che so che si avvicina, esatto, dell'Ente Nazionale Sordi. Buongiorno, buongiorno a tutti. La Convenzione ONU è uno strumento che ormai ha più di 15 anni e vorrei al riguardo ricordare Judy Human, che è stata una grandissima attivista disabile, credo che tutti la conosciate. E la sua attività si è svolta per includere tutti, anche le persone sorde, è stata presente al momento dell'approvazione della Convenzione ONU quando poi l'Italia l'ha ratificata con il ministro Ferrero, appunto è diventata uno strumento che va a definire un progetto di vita per tutte noi persone disabili. Il sistema deve essere pronto per consentire l'accessibilità a 360 gradi, tanto alla scuola, alla sanità, al lavoro. In questa sede, in questo momento, stiamo parlando di scuola. Ci sono degli interventi concreti che rappresentano delle buone prassi, ad esempio la scuola di Cossato a Biella, che è una realtà completamente inclusiva. Si utilizza il bilinguismo, quindi tanto i ragazzi sordi possono utilizzare la lingua dei segni, quanto anche gli studenti udenti. Tutti parlano e segnano. È un esempio di scuola inclusiva che deve essere diffuso e per il quale ancora bisogna lavorare. A Roma c'è un'ulteriore realtà in cui bambini sordi, segnanti, oralisti e bambini udenti convivono appunto nell'apprendimento e della realtà di Via Nomentana. Di recente abbiamo lavorato alla traduzione di libri, di due libri, quindi libri in lingua italiana, che vengono poi tradotti in lingua dei segni e sottotitolati. Diventano quindi uno strumento didattico, pratico, accessibile. Abbiamo però bisogno del sostegno del governo
italiano. Dobbiamo ampliare la sensibilizzazione, non parliamo solo di scuole, anche a livello istituzionale, appunto all'interno del governo. È importante che noi associazione otteniamo il massimo supporto. Abbiamo bisogno del supporto del governo, credo la nostra associazione come tutte le altre. Dobbiamo quindi percorrere questa strada che ci possa portare alla reale applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU. Abbiamo in qualche modo fatto un primo passo, aspettiamo quindi un secondo passo, che è quello di ottenere una reale qualità della vita delle persone disabili. Grazie a tutti. Grazie Presidente Cagnazzo. Lascerei ora la parola a Alberto Alberani del Forum del Terzo Settore. Prego. Grazie, grazie Ministri per questa giornata molto importante. Come forum abbiamo chiesto di indicare alcune buone pratiche da condividere oggi, in particolar modo ne abbiamo scelte tre che abbiamo mandato anche in allegato, e quindi io molto velocemente vi volevo raccontare di questa esperienza vicino a Bologna della cooperativa Campi d'Arte, dove i ragazzi con disabilità del laboratorio protetto vanno nelle scuole a insegnare ai bambini come si fa raccolta differenziata con una cooperativa di ragazzi con disabilità che fanno raccolta differenziata. Quindi è un esempio molto, molto bello, cioè un progetto molto bello che mi hanno inviato, volevo condividere. Così come volevo condividere l'esperienza di Federsolidarietà a Mantova, che ha istituito l'ECOS, l'educatore della comunità scolastica. L'ECOS, l'educatore della comunità scolastica, è l'educatore che non è l'insegnante di sostegno che sta due ore, un'ora, ma quell'educatore che ci sta tutto il giorno, tutti i giorni, e che di fatto diventa, con questa esperienza si è dimostrato, il vero elemento integratore di tutta la rete che ruota attorno al bambino, e colui che realmente, concretamente, realizza il progetto di vita. Quindi una figura forse marginale, però comunque importante, perché comunque diventa l'elemento integratore. E infine un progetto molto bello del Comune di Pesaro, con la cooperativa sociale Labirinto, promosso da Andrea Canevaro, che è un progetto che già da alcuni anni va a identificare quali sono i criteri per comprendere la reale inclusione dei bambini e degli adolescenti all'interno della scuola. Quali sono i criteri che ci possono permettere di dire che non abbiamo fatto solamente un obbligo di legge, ma abbiamo veramente fatto una buona inclusione? Io quando lavoravo nelle scuole dicevo sempre: i compleanni a cui sono invitati i bambini con disabilità. Quando sono invitati al compleanno vuol dire che probabilmente la scuola c'è stato un buon lavoro dietro. Però ecco, questo è un progetto molto interessante, sono allegati. Solamente una battuta per dire che sono tre progetti che hanno un filo conduttore, che ci raccontano come l'importanza della legge è stata ricordata anche prima, che va comunque sempre mantenuta. Io quando partecipo all'European Disability Forum mi sento in minoranza quando dicono sempre: ma voi siete gli unici che avete questo, e poi in realtà forse meglio gli istituti speciali, eccetera. No, noi dobbiamo rivendicarla con grande forza, ma per rivendicarla, e chiudo, mi raccomando, molta attenzione agli assistenti e agli educatori, quasi tutti laureati, che hanno salari molto bassi, hanno condizioni di lavoro molte volte pessime. Alcuni capitolati di alcuni comuni prevedono che quando il bambino è malato devono andare a casa non pagati, e sono tutti laureati che per 38 ore guadagnano 1200 euro. Allora bisogna che noi su questo apriamo il vaso di Pandora, ci mettiamo la testa, perché come dicevo prima, probabilmente queste persone sono le vere persone che accompagnano il progetto di vita e realizzano la vera integrazione. Grazie. Grazie, grazie Alberani. La parola ora a Gabriele Gamberi del gruppo di lavoro interregionale Centri Ausili Informatici ed Elettronici per le persone con disabilità. Sì, buongiorno a tutti. Questa rete dei centri ausili è l'unica organizzazione italiana che raccoglie i centri di riferimento del settore degli ausili informatici ed elettronici
per disabili. Siamo realtà, sono circa 25-26 centri sparsi su tutto il territorio nazionale, sono realtà stabili, pubbliche o private, senza fini commerciali. Siamo anche un'organizzazione del terzo settore, ovviamente. Ogni centro è composto da un'equipe multidisciplinare di medici specialisti, bioingegneri, terapisti della neuropsicomotricità, terapisti occupazionali, esperti di comunicazione aumentativa alternativa, e fra questi ci sono anche dei nostri colleghi esperti con disabilità, quindi cerchiamo anche di lavorare con e non solo per. E pur essendo un'attività in cui confluiscono queste competenze tecnico-riabilitative, usiamo una strategia che ci permette di descrivere il bisogno delle persone con disabilità verso un'ottica sistemica di partecipazione, utilizzando un modello biopsicosociale basato sui diritti umani. Usiamo l'ICF con questo collegamento stretto ai diritti umani, quindi alla Convenzione ONU. Vorrei ricordare alcuni passaggi che la rete ha fatto, soprattutto col Ministero, col MIUR, il Ministero del Ministro Valditara. Il GLIC ha supportato il MIUR partecipando al Comitato Tecnico Scientifico, promuovendo la diffusione delle tecnologie assistive, collaborando per rivedere il bando sussidi, quello fortemente finanziato nell'ambito della scuola, in ottica anche questa biopsicosociale. Ha portato, dove è stato interpellato dalle scuole, un miglioramento rispetto all'appropriatezza dei dispositivi scelti, perché spesso le scuole scelgono per sentito dire le tecnologie, i dispositivi o quelli che conoscono direttamente, magari andando su internet o sul web. E questo ha portato un risparmio probabilmente in molte scuole, perché si è scelto con competenza quello che serviva. Un piccolo grande rilievo su questo bando è che non permetteva la formazione degli operatori, quindi speriamo che ci possa essere un recupero da questo punto di vista, perché si rischia che le scuole facciano dei piccoli depositi, dei piccoli magazzini di questi strumenti e li mettono nei cassetti perché non li sanno usare. Formazione anche rivolta agli studenti, ovviamente, che li devono utilizzare. Due cose ancora. Il GLIC ha contribuito alla redazione del Global Report sulle tecnologie assistive dell'OMS. E in questo senso speriamo di riportarlo durante il G7, diciamo, riferito all'inclusione. Un centro in particolare, la Fondazione ASPI, ha fatto un progetto che si chiama Per Contare, che ha raccolto, non so se lo conoscono gli insegnanti qui presenti, ha raccolto l'adesione di 30.000 insegnanti a livello nazionale per fornire dei supporti a una didattica inclusiva della matematica, fra l'altro abbinando questo problema della matematica ormai ripetuto in varie situazioni al fatto che fosse inclusiva. Annuncio, perché è proprio di questi giorni, infine, che verrà realizzata quest'anno Endimatica, che è la 13ª edizione a Bologna presso l'Istituto Superiore Aldini Valeriani, proprio per consentire anche alle migliaia di insegnanti di venire a toccare con mano proprio gli ausili e le tecnologie. Grazie di questa opportunità. Grazie Gambiri. Lascerei ora la parola a Roberto Pili dell'Istituto Europeo Ricerca, Formazione e Orientamento Professionale di Eccellenza per Disabili ed Emarginati. Prego. Grazie, grazie anche per la presentazione. L'acronimo è IERFOP. Allora, un doveroso ringraziamento ai ministri, al ministro Locatelli, Valditara, al sottosegretario Fassinetti, perché questa è una bella giornata, è una celebrazione, io vorrei dire, utile, perché è una giornata che, e qui voglio cogliere lo spirito, mette insieme un'attenzione ai nodi proattivi che affrontano i complessi aspetti dell'integrazione delle persone con disabilità. E lo fa con un atteggiamento olistico, quindi che rimanda a quell'unica voce
che è indispensabile rispetto a queste problematiche affrontare. E naturalmente i nodi proattivi sono presenti, sono rappresentati dalle istituzioni, dall'osservatorio, la sanità con la diagnosi precoce, le terapie, la riabilitazione, l'istruzione, la formazione, l'avviamento al lavoro, la cultura sociale che oggi è rappresentata da questi ragazzi che intendono dimostrare come si possa e si debba tagliare le radici, lo stigma e i pregiudizi che rendono davvero difficile e improbo il lavoro di affrontare le problematiche delle persone disabili. Allora, IEFO ha inviato alla Ministra una serie di progetti europei che noi consideriamo buone prassi da questo punto di vista. Io naturalmente sono diversi, non li cito, sono tutti legati all'aspetto di portare in termini traslazionali i benefici della ricerca nell'azione concreta sociale. Un'unica sottolineatura a un progetto nuovo che si chiama Disabilitegi, che IEFO sta portando avanti anche a livello internazionale, che tende a far attrezzare, a preparare le istituzioni a un fatto molto importante: l'aumento della lunga vita, questa grande importante acquisizione dell'umanità, interesserà anche le persone con disabilità. Ecco, lavoriamo per preparare le istituzioni, per preparare il corpo sociale al fatto che l'allungamento della vita delle persone della disabilità debba avvenire nella massima autonomia e nella massima indipendenza. Grazie. Grazie Pili. Lascerei ora la parola a Francesco Rizzo del Ministero della Difesa. Grazie onorevole Locatelli per l'occasione che dà al mio dicastero di rappresentare le unità funzionali che abbiamo messo in campo nel settore della disabilità. Porgo i saluti anche all'onorevole Valvitara e alla sottosegretaria. Diciamo che nel campo della disabilità il mio ministero ha iniziato a operare nel 2013, prendendo atto del numero significativo di feriti con disabilità importanti, e quindi ha dato impulso alla creazione di un ufficio per potenziare e promuovere l'attività sportiva paralimpica quale strumento di recupero e riabilitazione psicofisica e di reinserimento sociale. E questa è la prima tappa miliare. Successivamente, nel 2019, veniva istituito il Centro Veterani della Difesa, che è l'ufficio che io dirigo, allo scopo di migliorare il sostegno medico, psicologico e riabilitativo al personale della difesa ferito. In particolare rivolge la propria attività al personale militare in servizio in congedo che, nell'adempimento dei doveri istituzionali in contesti operativi o addestrativi, ha riportato un trauma fisico o psichico invalidante. Nel campo della disabilità e in generale della riabilitazione, noi attraverso un processo integrato cerchiamo di garantire al personale ferito e anche ai suoi familiari il pieno recupero psicofisico attraverso un piano mirato riabilitativo, socioassistenziale e anche psicologico. Naturalmente gli atleti del gruppo paralimpico e anche i veterani della difesa, ognuno porta la propria storia e rappresentano un efficace esempio di valori e forza d'animo, e per questo sono stati utilizzati nell'ambito di campagne di sensibilizzazione sui temi della disabilità, della non discriminazione e dell'inclusione, volte a promuovere il diritto delle persone con disabilità ad essere parte attiva in ogni ambito della vita sociale. Mi piace alla fine ricordare come il primo evento che praticamente ha sancito l'istituzione della giornata del veterano è stato proprio organizzato in un istituto scolastico, dove gli studenti non solo erano praticamente, ci si rivolgeva alle giovani generazioni condividendo l'esperienza dei veterani e degli atleti del gruppo sportivo per disseminare la cultura dell'integrazione sociale. Grazie dell'opportunità.
Grazie a lei Rizzo. Ora l'ultimo intervento dell'Osservatorio Nazionale delle Disabilità, del Ministero delle Disabilità, dell'Associazione FIADDA. Non potrà intervenire Antonio Cotura per motivi di salute, a cui facciamo i nostri migliori auguri, e interverrà Giuliano Callegari. Sentite? No, allora, perché sono una persona sorda profonda e quindi devo avere la distanza giusta perché voi possiate capire il mio messaggio. Allora, prima di tutto io voglio ringraziare tutti i presenti, in particolare il ministro Locatelli, che ho avuto modo di conoscere Rimini, per questa bellissima iniziativa che aveva fatto allora a settembre, ma che oggi ne ringrazio davvero tanto, anche perché, come ha detto prima uno, parlare per una persona con disabilità è una conquista enorme. Essere qua, perciò parliamo di una persona sorda che può esprimere il suo pensiero ancora di più. Tutto questo grazie alla scuola italiana. Io sono frutto della scuola italiana degli anni. Sì, si può leggermente avvicinare al microfono. Sono frutto della scuola italiana degli anni 80-90, per questo motivo dico che forse è il caso di ritornare un po' a quei tempi, perché più che parlare di specializzazione è importante parlare di umanità, perché le nostre insegnanti non avevano tutte queste specializzazioni, ma erano accompagnate dal buon senso grazie agli anni 70. Forse dobbiamo ricordare questo. Prima della Convenzione ONU dobbiamo ricordare la Costituzione italiana, che è meravigliosa e purtroppo nelle scuole non viene insegnata. Questo è importante, perché è la Costituzione italiana da cui si parte, il resto viene dopo. In fondo i romani sono stati i primi a conquistare il mondo e a insegnare al mondo, quindi è importante anche esportare questo modello di inclusione italiano. Però ci sono anche delle cose molto tristi della scuola italiana, perché se noi parliamo dell'articolo 2 della Convenzione ONU per quanto riguarda le definizioni, ovvero la discriminazione, l'accomodamento ragionevole e la progettazione universale, questo ancora non c'è in tutte le scuole italiane. Io stesso, il giorno in cui ho preso l'incarico come professore per il sostegno, la scuola stessa ha cercato di mandarmi via, perché mi hanno detto che ci fa una persona sorda come professore per il sostegno. Una referente per il sostegno non può fare questo, perché lei che si occupa di alunni con disabilità deve includere subito anche un lavoratore con disabilità. Questo non è giusto. È importante questo, perché la scuola forma il futuro, e se il futuro è in mano a queste persone, c'è da preoccuparsi, signore, ma davvero da preoccuparsi. Perciò credo che gli studenti siano nervosi e ribelli così, perché se queste sono le persone che danneggiano quelle volonterose, perché c'è gente che lavora nelle scuole, lavora tanto, si sveglia la mattina, prende il treno e va a lavorare. Questo non è giusto, signore. Poi io vorrei sapere, per quanto riguarda i soldi, ma i soldi che vengono dati alle scuole dove sono? Ho visto con i miei occhi molti tablet finire nel magazzino, non sono stati usati, molte NIM non sono state messe, molti alunni con disabilità non hanno nemmeno uno che mi cambia il pannolone. No, è assurdo, non ho visto con i miei occhi. Il giorno stesso in cui sono stato licenziato dalla scuola, il 13 febbraio, le bidelle si sono rifiutate di cambiare il pannolino a una studentessa con disabilità, perché se fa la pipì non lo cambiano, se fa la cacca lo cambiano. Questo è ancora più grave. Io parlo a nome di tutte le persone, non solo di persone con disabilità, ma di tutte, perché la scuola è fatta di tutti. Tutti abbiamo il diritto di andare a scuola, tutti abbiamo il diritto di lavorare. E c'è un accomodamento ragionevole della Convenzione ONU, che è importantissimo. La scuola questo non l'ha applicato con me, questo non viene applicato. Quindi, prima di tutto, ritorniamo indietro un attimo, riflettiamo, riprendiamo in mano l'umanità, che era una caratteristica nostra e dei nostri padri della Costituzione. Le persone sorde hanno bisogno di sottotitoli. Questo non c'è dappertutto, questi sono importanti. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei del suo intervento. Abbiamo sentito quindi la prospettiva con queste 17 interventi che mostrano le luci e le ombre, mostrano gli interventi che sono stati efficaci, invece ancora quanto lavoro dobbiamo fare per rendere una scuola e un mondo decisamente più inclusivo. Passiamo ora la parola al mondo della scuola.
Vedo che si sono già preparati benissimo. Avremo quindi 5 interventi che presenteranno le buone pratiche in materia di inclusione scolastica da parte di alcune scuole che rappresentano un po' lo spaccato, ecco, delle scuole in Italia. Il primo intervento presenterà un progetto che si chiama Tutti in campo, l'insostituibile valore della risorsa compagni, promosso e realizzato dall'Istituto Scolastico Comprensivo 46 Sciola Cortese di Napoli, e interverranno la dirigente scolastica Rosa Stornaiuolo, la professoressa Paola Baldisarra e lo studente Raffaele Papaccio. Prego. Salve, buongiorno a tutte ed a tutti. Noi siamo veramente molto contenti, emozionati ed onorati di essere qui. E soprattutto siamo felici di poter condividere con voi una delle esperienze realizzate relative al processo di inclusione scolastica e sociale. In particolare condividiamo l'esperienza intitolata Tutti in campo, l'insostituibile valore della risorsa compagni. E a tal proposito ringraziamo tutti coloro che ci hanno offerto questa preziosa opportunità. La nostra scuola, l'Istituto Comprensivo 46 Scialoia Cortese, si trova nell'area orientale di Napoli, nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, un contesto veramente molto difficile dal punto di vista socio-economico, culturale. È una scuola che accoglie moltissimi bambini, moltissimi adolescenti con bisogni educativi speciali di varia natura, quindi sicuramente alunni con disabilità certificata, ma anche alunni con disturbi evolutivi specifici, alunni in situazione di svantaggio derivato da disagi vari. E quindi la mission della nostra scuola è quella di prodigarsi per non lasciare nessuno indietro, e si sintetizza nel motto non uno di meno. Come cerchiamo di includere le diverse fragilità? Attraverso lo sport. Lo sport è parte integrante del nostro piano triennale dell'offerta formativa. Nel 2022, anno in cui è iniziata la nostra esperienza, ci è capitata una grandissima fortuna. È arrivato a scuola un bambino in situazione di disabilità e in carrozzina. Perché una grande fortuna? Perché questo bambino ci ha costretto a reinventarci. Perché ci siamo chiesti che tipo di accomodamento ragionevole possiamo mettere in campo per non lasciare nessun bambino in panchina. E quindi, a seguito di un percorso di formazione-azione, abbiamo cercato di rispondere a questa domanda attraverso il gioco sport inclusivo e valorizzando la preziosa risorsa dei compagni di classe. Come vi racconteranno la professoressa Paola Baldisarra, che è la referente dell'esperienza e che dopo la mia introduzione teorica entrerà nell'operativo, ed il piccolo Raffaele, che è qui in rappresentanza della risorsa compagni ed esprimerà le emozioni che appunto i compagni hanno provato e provano ancora in questa bellissima avventura di inclusione scolastica. Grazie. La buona pratica sportiva inclusiva realizzata l'abbiamo realizzata in una classe prima della scuola secondaria di primo grado, in cui è inserito questo bambino grave, costretto alla carrozzina con tetraparesi spastica. E perché abbiamo scelto il gioco sport del basket? Perché proprio in questa fascia d'età è avvincente e divertente. E non potevamo sopportare che Christian, che il bambino, fosse ai margini, fosse spettatore e gioisse addirittura dei risultati dei suoi compagni. Volevamo a tutti i costi che questo bambino gioisse anche per se stesso, che fosse il protagonista attivo di questa azione sportiva, di questo gioco.
E così, grazie appunto al gioco sport, abbiamo anche adattato le regole con facilità e in base anche alla fisionomia della classe e alle sue difficoltà. E il bambino è diventato parte attiva dell'azione, proprio il centro del gioco, il centro proprio fisicamente. Lui con la carrozzina può muovere le ruote e stare proprio al centro della palestra. E perché non solo per sentirsi protagonista, ma proprio per contribuire al risultato del gioco stesso. Così il bambino viene sempre accolto nelle squadre dai capitani, fa parte della squadra. La regola fondamentale è che non può essere concluso il gioco col tiro a canestro, quindi azione punto, se non avviene il passaggio tra le mani, proprio dalle mani del bambino. Il bambino con le sue possibilità o consegna o lancia la palla ai compagni per permettere il prosieguo del gioco o del tiro a canestro e quindi dell'azione punto. Questo è il momento più importante, è il momento divertente ma significativo, è il valore aggiunto che il bambino nostro in difficoltà ha dato alla classe. E questa esperienza non solo ha arricchito me, ha arricchito sicuramente me e noi tutti, il team della classe, ma soprattutto i compagni. Ora Christian è sempre presente alle lezioni di educazione fisica e è molto felice soprattutto di partecipare e a noi questo fatto ci rende molto orgogliosi e felici e ci rende proprio una vera squadra unita. Grazie. Grazie a tutti e tre del vostro intervento. Sentiamo ora un secondo progetto. Il progetto è intitolato Il giardino dei sogni del futuro. È un progetto realizzato presso l'Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Superiore Gelasio Caetani di Roma e interverranno la professoressa Liliana Lorusso e lo studente Filippo Salzano. Prego. Grazie. Salzano, grazie. Allora, ringrazio tutti per l'opportunità data al nostro liceo di partecipare a questo anniversario. Ringrazio la nostra dirigente scolastica, la professoressa Olimpia Tirri. Il Giardino dei Sogni sul Futuro nasce nel periodo pandemico come risposta alle necessità delle studentesse e degli studenti con gravi disabilità di vivere la scuola, in quanto la didattica a distanza aveva rappresentato per loro una barriera. Di qui nasce l'idea, con la professoressa Meloni, di definire un laboratorio di didattica attiva, operativo, concreto ed ecologicamente orientato, che trova nello spazio del nostro giardino un luogo ideale per accogliere nuovamente i nostri studenti. Ben presto il progetto diventa un percorso integrato di PCTO, grazie alla professoressa Bovino, e otteniamo una convenzione con il Comune di Roma. La scuola quindi riesce nuovamente ad aprirsi al territorio, in modo particolare entriamo in contatto con l'assessorato alle politiche agricole e ambientali, grazie al quale conosciamo due gentilissimi giardinieri che ci affiancano e ci supportano nel nostro percorso, ma soprattutto lo connotano in modo ancora più professionale, offrendo per alcuni studenti del nostro istituto la possibilità di accedere al loro progetto di vita. Il giardino poi si lega successivamente al laboratorio integrato di scultura realizzato dalla professoressa Lipa, che ringrazio, e quei dettagli verranno descritti dal nostro studente. Infine si concluderà con la realizzazione di un libro dal titolo Come curare il nostro giardino, a cui hanno partecipato anche gli studenti e le studentesse che utilizzano il supporto della comunicazione aumentativa alternativa. Ringraziamo quindi a tal proposito tutti gli assistenti specialistici che lavorano nella nostra scuola e che hanno sempre supportato in modo sensibile e professionale il nostro lavoro. Ad oggi il progetto non è ancora terminato e proprio per questo lo immaginiamo come un mosaico in costruzione in itinere, realizzato grazie alla presenza di tutti i nostri studenti che rappresentano le molte tessere del mosaico, tutte diverse tra di loro per abilità, talenti, funzionalità, ma ognuno indispensabile alla realizzazione dell'intero progetto. Grazie, passo la parola a Filippo.
Buongiorno a tutti i presenti. La realizzazione del giardino non ha significato solo dotare i nostri spazi esterni di un nuovo arredo o di nuove piante, ma avviare un nuovo approccio educativo, capace di trasmettere una rinnovata sensibilità sul tema della tutela del nostro ambiente e del patrimonio culturale. La prima fase del progetto è stata dedicata alla pulizia del giardino e al recupero delle piante preesistenti. Abbiamo imparato a piantare, aver cura del giardino, utilizzare fertilizzanti o stallatico. Abbiamo lavorato con l'obiettivo di offrire ad ogni studente, in relazione alle proprie peculiarità, la possibilità di godere di questo spazio attraverso un coinvolgimento attivo e poi viverlo come luogo di condivisione. La seconda fase del progetto ci ha visti ospiti presso la Casa del Giardinaggio. Qui, attraverso laboratori di didattica attiva, abbiamo appreso le necessarie tecniche di coltivazione, scelto, con il supporto dei giardinieri, quali piante si sarebbero meglio adattate al nostro contesto, focalizzando la nostra attenzione anche sulla cromaticità e profumazione dei fiori. Inoltre, abbiamo realizzato la planimetria del giardino e i bozzetti del progetto. La terza fase è stato attivato il laboratorio integrato di scultura, con lo scopo di realizzare tre teste scultoree che rappresentano i ritratti simbolici delle discipline di indirizzo e un messaggio per i nostri studenti. Le tre mente superiori sono Leonardo da Vinci, Maria Montessori e Sigmund Freud. Il laboratorio è iniziato con Leonardo da Vinci. Abbiamo studiato il codice atlantico andando alla scoperta degli alberi, delle piante e dei fiori, da lui disegnati. Sono stati riprodotti dagli studenti piante in argilla tridimensionali e il busto di Leonardo. Ad oggi lavoriamo alla realizzazione del busto di Maria Montessori e alla sezione del giardino sensoriale. Infine si procederà alla realizzazione del busto di Freud e degli oggetti simbolo a lui legati. Alla fine del mese di marzo si procederà all'allestimento del giardino. Questa occasione è gradita per invitarvi all'inaugurazione del giardino, che si svolgerà nel mese di maggio. Ci piace concludere con un estratto dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ha rappresentato il focus del nostro progetto. Gli Stati parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione e alla vita della comunità. Grazie. Grazie, grazie, complimenti anche a voi per questo bellissimo progetto. Lasciamo ora la parola a una nuova progettualità. Il titolo di questo progetto è La vera storia della rivoluzione copernicana, è un progetto realizzato presso l'Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria di Primo Grado Rita Levi Montalcini di Roma, e interverranno la professoressa Claudia Volpi e l'alunna Benedetta Boulet. Prego. Buongiorno a tutti, è un vero onore per me stare qui. E ringrazio tutti quanti per questa opportunità, ringrazio anche la nostra dirigente Maria Pia Foresta. E il nostro istituto Rita Levi Montalcini conta almeno 100 alunni con disabilità, ma oggi vi parlerò del nostro teatro. La vera storia della rivoluzione copernicana è il progetto che alcuni ragazzi del nostro istituto hanno portato avanti l'anno scorso, guidati da 5 insegnanti, tutte appassionate di teatro, 3 di sostegno, le vere artiste, e una di lettere e di musica. Si tratta di un gruppo di 33 ragazzi che hanno accettato la sfida di provare a mettere in scena uno spettacolo teatrale che fosse partorito da loro in tutto e per tutto. E così, a partire da gennaio, tutti i lunedì pomeriggio, subito dopo le lezioni e un pranzo veloce di mezz'ora al bar di fronte alla scuola, questi ragazzi hanno recitato, cucito i costumi, realizzato le scenografie e gli oggetti di scena di quello che sarebbe stato poi la vera storia della rivoluzione copernicana. Ma perché proprio questa tematica? Perché proprio Copernico? Il nostro istituto, grazie anche alla presenza di un piccolo planetario da alcuni anni, sta perseguendo l'obiettivo di approfondire la didattica astronomica, che mira a suscitare l'interesse e la curiosità dei ragazzi nei confronti del cosmo, maturando una maggiore consapevolezza in termini non soltanto di conoscenza, ma anche di responsabilità nei confronti di un pianeta che purtroppo è sempre più sottoposto allo sfruttamento da parte dell'uomo. E così, nell'ambito del nostro laboratorio teatrale, abbiamo sposato la tematica di istituto di quell'anno, che nello specifico è stata il sole al centro di tutto.
Da qui la scelta è ricaduta su Copernico e sulla sua rivoluzione eliocentrica. Noi docenti siamo stati felici di guidare questi ragazzi in quella che si è rivelata essere un'esperienza di collaborazione, partecipazione condivisa e inclusione, veramente come poche. L'idea è nata dalla consapevolezza che il nostro ruolo di docenti non è solo quello di istruire, ma soprattutto quello di educare, ed educare alla bellezza, alla convivenza, all'inclusione. Allora, quale migliore strumento del teatro che compendia tutti e tre questi elementi? L'azione teatrale si svela e si definisce progressivamente ed è il risultato dell'incontro e della fusione delle singole azioni. Ciascuno è, nello stesso tempo, attore e spettatore, e nel teatro accade il paradosso secondo cui il soggetto ha maggiore possibilità di conoscere se stesso e gli altri attraverso la finzione. Chi lavora nel teatro, inoltre, sia attore che tecnico, è mosso da una motivazione intrinseca che favorisce l'apprendimento e aumenta l'autostima. In una classe dove le richieste di speciale attenzione sono le più disparate, in quanto l'area dello svantaggio scolastico accoglie problematiche differenti che richiedono risposte adeguate, il teatro si rivela uno strumento prezioso che non solo sollecita con i suoi strumenti l'individuo intero, la sua profondità, i suoi valori, la libera espressione, la fantasia e l'emotività, ma soprattutto cancella i pregiudizi e le categorie. Inutile dire che per i ragazzi è stata un'esperienza straordinaria, nella quale ciascuno di loro ha trovato il proprio posto. Chi ha recitato, chi ha realizzato i costumi, chi ha costruito le scenografie e gli oggetti di scena, tutti sapientemente guidati dalle mani esperte delle nostre tre colleghe artiste per studio e anche per esperienze lavorative. Durante il laboratorio sono state molteplici le opportunità di aiuto reciproco, le varie forme di tutoraggio nei riguardi di tutti, non solo dei più fragili. Siamo profondamente convinte, infatti, che la condivisione di uno stesso progetto rappresenti l'elemento che può trasformare il gruppo classe in una comunità e crei le condizioni favorevoli perché ciascuno possa maturare il senso di appartenenza, passando da un io al noi. L'aspetto relazionale è stato uno di quelli più significativi. Il fare insieme ha favorito la socializzazione, il confronto e la scoperta delle proprie caratteristiche, delle proprie competenze, dando valore anche alle diversità. E a proposito di socializzazione, è doveroso sottolineare come questo progetto abbia anche determinato una maggiore confidenza e disinvoltura nei rapporti tra i ragazzi, frutto anche della condivisione del pasto insieme, subito dopo la fine delle lezioni, prima dell'inizio del laboratorio vero e proprio. Alunni che non avevano mai avuto la possibilità di conoscersi o di comunicare, anche per pregiudizi scomodi, sono poi per il tempo trascorso insieme diventati amici. Il tutto si è svolto con un entusiasmo e una partecipazione sorprendenti che hanno finito per travolgere anche noi docenti, che abbiamo condiviso con ciascuno di loro l'impegno, la fatica, ma anche la gioia e la soddisfazione di avere realizzato tutti insieme qualcosa di bello. Proprio per questo, a un certo punto ci siamo dette che forse una tale esperienza di bellezza avrebbe dovuto essere comunicata anche al di fuori del nostro istituto. In una società in cui i nostri giovani sono ormai purtroppo abituati e quasi assuefatti all'odio, alla violenza, al brutto, l'idea che non è poi solo un'idea, ma una certezza, che alla loro età è possibile realizzare il bello e soprattutto costruirlo insieme, forse meritava di essere fatta conoscere anche a loro coetanei, profondamente convinte, come affermò Peppino Impastato, che se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Da qui l'idea di provare a portare fuori dalle nostre mura scolastiche lo spettacolo e di coinvolgere i ragazzi in un'altra esperienza, forse ancora più impegnativa, ma sicuramente più elettrizzante. E così, pochi giorni fa, il 27 febbraio per esattezza, noi ragazzi ci siamo ritrovati a calcare il parco di un vero e proprio teatro che, dandoci fiducia e riconoscendo la bontà della nostra iniziativa, ci ha generosamente offerto la possibilità di mettere in scena il nostro spettacolo per altri ragazzi come noi, frequentanti la scuola media di quel quartiere.
Inutile dirvi quanto per tutti noi sia stato emozionante vivere una tale esperienza. Mai avremmo immaginato che quello spettacolo, nato faticosamente tra le mura del nostro istituto, avrebbe raccolto gli applausi di così tanta gente, e ancor meno avremmo immaginato di ritrovarci qui, oggi, a parlarne con tutti voi. Per noi è un grande onore, oltre che motivo di grande gioia e soddisfazione. È finito. Per concludere, è stata un'esperienza elettrizzante per tutti. Noi docenti abbiamo visto cresciuti, rafforzati nel carattere e nell'abilità tutti gli alunni, e noi con loro. La loro risposta è stata per noi, anche per noi, anche se sperata, in attesa. Come sempre gli alunni ci stupiscono, ma il laboratorio ha promosso sorprese e seminato stupore. Non sono forse anche questi gli ingredienti per la crescita? La mente non si apre se non si apre prima il cuore, lo dice Platone, ma nessun'altra frase è più attinente di questa al nostro lavoro. Grazie. Grazie, grazie di questo bellissimo intervento. Ora un progetto denominato Progetto Macro Cucina, realizzato presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Intervengono la dirigente Ignazi Laura, la professoressa Maria Cinzia Mazzaferro e Valentina Lanciotti. Prego. Bene, grazie. Anzitutto un saluto e un ringraziamento per averci consentito di prendere parte a questo importante appuntamento. L'Istituto Carlo Urbani è un polo di istruzione secondaria di secondo grado che comprende al suo interno diverse anime, quella liceale, quella tecnica e quella professionale. Conta più di 1.600 alunni iscritti, di cui 118 con disabilità, inseriti all'interno dell'istruzione professionale in prevalenza. Tutta la progettualità del nostro istituto cerca di caratterizzarsi per l'inclusività e quindi si struttura come una progettualità aperta, rispettosa, che ha cura di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con bisogni speciali. Questo riusciamo a farlo attraverso anzitutto la condivisione di momenti di socializzazione, ma anche attraverso la valorizzazione di tutte le individualità. L'inclusione scolastica degli alunni diversamente abili all'interno dell'istituto è curata da tutti i docenti, dai docenti delle diverse discipline e dai docenti di sostegno, che sono supportati da un team di referenti esperti che guidano e conducono il gruppo. Il progetto che presentiamo oggi si intitola Macro Cucina. È un progetto molto importante per la nostra scuola, coinvolge tutti gli alunni con disabilità dei diversi indirizzi, delle diverse sedi, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi locali e nazionali, ma anche tanto apprezzamento da parte delle famiglie e dei ragazzi stessi. In realtà il progetto si compone di numerose azioni, di numerose fasi, tutte però portano alla valorizzazione del singolo studente, delle sue capacità, dei suoi talenti, alla promozione dell'autonomia personale, allo sviluppo delle abilità concrete, manuali, tecnico-pratiche, coinvolgendo le discipline professionalizzanti dell'indirizzo enogastronomico, tanto che molte fasi si sviluppano proprio nei laboratori di cucina del nostro istituto. Il progetto viene presentato dalla docente referente, professoressa Mazzaferro, accompagnata dall'alunna Valentina. Mi piace concludere affermando che secondo noi il progetto è importante perché è uno dei tanti tasselli che concorrono alla concretizzazione del progetto di vita per i nostri alunni, che è un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo importante per la nostra scuola e per la nostra realtà. Grazie. Buongiorno. Ecco qui.
Allora, il nostro progetto è innanzitutto un percorso che non si limita ad un solo anno, ma all'intero quinquennio di frequenza e, come diceva la preside, è rivolta a tracciare un percorso di vita per ogni singolo alunno. Infatti è il GLO e quindi i dottori, le famiglie e la scuola, insieme agli assistenti sociali, che decidono la modalità di attuazione di questo progetto. Solitamente nelle classi prime vengono attivate le articolazioni di classi aperte, ovvero i ragazzi vengono introdotti in classi di non appartenenza durante le ore laboratoriali, appunto per svolgere un maggior numero di ore laboratoriali. Cuciniamo i ragazzi di diverse classi con diverse disabilità, formano dei gruppi per potenziarsi nelle attività tecnico-pratiche, l'impasto di cucina, dove preparano l'impasto che poi verrà distribuito all'interno del plesso scolastico. Fruttiamo, un progetto che si occupa dello sporzionamento e della pulitura di frutta, che poi verrà distribuita gratuitamente all'interno dell'istituto, anche per avviare una corretta e sana alimentazione di tutta la popolazione scolastica. Qual è la ratio di questi primi anni? È quello di incrementare le ore laboratoriali in maniera tale che anche ragazzi con una difficoltà cognitiva e fino manuale possano potenziarsi nelle attività pratiche, come attraverso la reiterazione di prassi e routine, attraverso l'utilizzo ripetuto di attrezzature e strumenti della cucina professionale, attraverso una tempistica più adeguata al loro apprendimento significativo. Tali competenze poi, strutturate e acquisite in questo setting specifico e intenzionalmente strutturato, verranno poi espresse durante i laboratori tecnico-pratici con i loro compagni, in cui saranno capaci di svolgere con maggiori autonomie i loro compiti, verranno riconosciuti dai loro compagni capaci, aumenteranno la loro autostima e anche la loro integrazione sia all'interno della classe che all'interno dell'intero istituto. Già dalle classi terze, quando i ragazzi avranno acquisito anche un'autonomia lavorativa, verranno inseriti nelle articolazioni di Noi al Ristoro e Noi agli eventi di cucina. Noi al Ristoro è una turnazione più veloce in cui verranno inseriti, dove affiancheranno i compagni della classe, ma anche compagni non della classe di appartenenza, per la preparazione di pasti per la mensa alunni e la mensa anziani. Anziani è un progetto avviato dal nostro istituto in collaborazione con un ente del territorio che ha individuato degli anziani bisognosi a cui distribuire questi pasti. Mentre gli eventi di cucina è un numero maggiore di eventi a cui questi ragazzi potranno partecipare, nonché concorsi, la possibilità di partecipare a concorsi organizzati dalle associazioni di categoria. Infatti poi Valentina vi racconterà che ha partecipato a uno di questi. L'ultimo passo, il successivo, avviene nelle classi quarte e quinte ed è quello di trovare delle strutture e delle aziende accoglienti che permettano loro di mettere in pratica quelle competenze che hanno acquisito in un contesto protetto quale quello scolastico. Questo avviene attraverso l'avvio di PCTO, ovvero ex alternanze scuola e lavoro, potenziati rispetto al numero delle ore che i compagni andranno a svolgere. E ha lo scopo aggiuntivo anche di avviare un rapporto con quelle aziende che verrà condiviso nei gruppi di lavoro, soprattutto agli ultimi gruppi di lavoro in cui è presente l'UMEA per l'età adulta che seguirà questi ragazzi poi, in maniera tale da realizzare poi quel progetto di vita che loro hanno iniziato il primo anno e che dovrà essere portato a termine da questo ente, insomma, e mediante magari percorsi lavorativi protetti previsti dalla normativa di legge. Ecco, è tutto qui. Adesso Valentina, vieni qui. Senti, presentati. Che classe fai? Quindi A. Senti, qual è l'attività? Da quanto tempo che segui il laboratorio? Da che anno?
Dal primo anno. Dal primo anno, bravissima. E qual è l'attività di laboratorio che ti è piaciuta di più? Cucina. Ok. Hai fatto un'attività in particolare, hai partecipato a che cosa? Ho partecipato a concorso a Rimini. A Rimini, era il concorso della nazionale della cucina italiana della Federazione Cuochi. Senti, hai partecipato da sola o eri in una squadra? Era una squadra. Chi era con te? Con me era una mia compagna di classe, Siria Principe. Siria Principe, ci diamo anche lei perché hanno fatto veramente una bella squadra, erano un gruppo eterogeneo, quindi di ragazzi in difficoltà e non, e sono stati veramente, veramente bravi. Vuoi dire il piatto che hai preparato? Sì. Bocconcini. Bocconcini. Rana. Bocconcini. Rana fruscatrice. In? In salsa di broccoli. In zappa. E hai vinto che cosa? Il primo premio? Asso? Assoluto. Assoluto. Grazie. Vorrei dire che Valentina è arrivata all'ultimo anno. Come criticità io volevo segnalare il gap che esiste tra la fine del nostro percorso e l'UMEA. Per loro è fondamentale la riduzione di questo... di questo tempo, insomma. Grazie, scusate. Grazie. Ci scusiamo se vi incalziamo, ma davvero abbiamo ancora un intervento che vogliamo ascoltare, intanto che si avvicinano al podio, e prima poi di passare la parola conclusiva ai ministri, interverrà l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Anti di Villafranca con un progetto chiamato Bozze 4 Autisme, e intervengono il professor Nicola Pezzetti, il professor Federico Beghini. Prego. Egregi ministri, sottosegretario, onorevoli membri dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell'Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica, distinte autorità, stimati ospiti e partecipanti tutti. È con grande onore e profonda gratitudine che mi rivolgo a voi oggi, in questa seduta congiunta, in qualità di vicario e referente all'inclusione dell'Istituto Carlo Anti di Villafranca di Verona, per condividere un momento prezioso di riflessione e collaborazione su questioni fondamentali che riguardano la condizione delle persone con disabilità e l'inclusione scolastica. In un mondo che aspira all'uguaglianza e alla giustizia sociale, è imperativo che tutti abbiano pari accesso alle opportunità di apprendimento e sviluppo, indipendentemente dalle loro capacità o disabilità. L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e l'Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica incarnano la nostra volontà collettiva a scuola di promuovere una società più inclusiva ed equa. Attraverso la dedizione e impegno abbiamo lavorato insieme per abbattere le barriere e creare un ambiente in cui ogni individuo possa fiorire pienamente. Tuttavia, mentre celebriamo i progressi compiuti finora, dobbiamo anche riconoscere che vi sono ancora sfide significative da affrontare. Quotidianamente ci impegniamo nelle nostre attività scolastiche a garantire che le politiche e le pratiche educative siano inclusive, sensibili alle esigenze individuali degli studenti con disabilità e che favoriscano la loro piena partecipazione e successo. Vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento per il vostro lavoro instancabile e il vostro impegno costante verso la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità. Siate promotori del cambiamento e della trasformazione e il vostro contributo è fondamentale per la costruzione di un futuro più inclusivo e giusto per tutti. Insieme possiamo superare le sfide che ci troviamo di fronte e costruire un mondo in cui ogni individuo possa raggiungere il proprio pieno potenziale, indipendentemente dalle circostanze e dalle sfide affrontate. Il nostro istituto ha realizzato questo progetto che prevede l'utilizzo del robot NAO con i ragazzi autistici per migliorare le loro capacità relazionali e comunicative. Il professor Beghini vi spiegherà il progetto. Grazie. Gentili ministri, gentili convenuti tutti, Bot for Autism nasce da un'idea progettuale
chiaramente rivolto a persone con ASD e quindi è un progetto nato nell'alveo del CTS provinciale di Verona. È un progetto che si avvale di una rete a supporto dell'inclusione dei nostri ragazzi nelle nostre classi. Una rete composta da diversi attori istituzionali e da diverse rappresentanze. Lo sportello autismo della provincia di Verona, l'Università degli Studi di Verona e la neuropsichiatria infantile, con il contributo anche dei dottori nella profilazione dei nostri alunni. Come si realizza e quali sono gli obiettivi del progetto? Chiaramente puntare ad una socializzazione, ad una comunicazione, ad una turnazione al rispetto delle regole, alla gestione delle emozioni. La robotica sociale entra nel mondo della scuola come tecnologia assistiva. L'ho già sentito ribadire questo concetto proprio quest'oggi qui. E come è avvenuto questo processo, come si è sviluppato questo progetto? Partiamo da una valutazione iniziale. Coinvolgiamo i docenti, coinvolgiamo il personale e andiamo a definire gli indicatori di successo. Quindi chiaramente nello sviluppo andiamo ad osservare e a supportare le esigenze delle scuole in rete. E chiaramente andiamo ad implementare i task che saranno poi realizzati e saranno messi in atto con i nostri studenti. L'ultima fase, la valutazione e l'analisi dei feedback. In questa cornice quindi partecipa quella visione progettuale della scuola. In questa cornice andiamo a sviluppare diverse attività con particolari task, li abbiamo chiamati, che rispondono a delle domande. A cosa serve? Quale oggetto manca? Imitazione motoria ed in particolare il come mi sento con le storie sociali ed una personalizzazione di queste storie sociali sulla base delle richieste specifiche delle scuole. Quindi a cena, una festa di compleanno, una vacanza in montagna, la corsa campestre. Quali sono i punti di forza e quali i punti di debolezza di un'azione simile? Efficacia, chiaramente, degli esercizi finalizzati, un maggior coinvolgimento da parte dei nostri ragazzi, dei nostri studenti ed una motivazione. Il mediatore, il robot, diventa quindi uno strumento per noi insegnanti, per noi docenti, per l'inclusione e per l'insegnamento. I punti di debolezza chiaramente stanno ancora nell'accettazione di questo mediatore, talvolta, quindi manifestazioni di comportamenti problema, difficoltà di svolgimento di alcuni esercizi e alcune criticità nella simulazione. E con questo vorrei ringraziare a nome di tutta la rete Bot for Autism, a nome del mio istituto, che ha creduto proprio nella realizzazione e nel supporto di questo progetto. Un progetto che è nato proprio per puntare in alto. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie ancora anche a voi, a tutti voi per l'intervento. Abbiamo sentito davvero tante esperienze, no, da tutta Italia e tante prospettive interessanti, tutte vere, fresche, si sentiva, e sicuramente generative. Lascerei però ora la parola ai ministri per le considerazioni finali, introducendo subito la parola al ministro dell'Istruzione e del Merito, il professor Giuseppe Valditara. Grazie, grazie per tutti gli interventi veramente splendidi, molto, molto interessanti. Mi sono appuntato anche diverse osservazioni. Parto da un tema, sarò molto rapido.
Ma parto da un tema che mi sta molto a cuore, che è stato sollevato giustamente in uno di questi interventi, il tema del bullismo. Bullismo, cyberbullismo è qualcosa particolarmente corrosivo, devastante per la psiche di qualunque giovane, figuriamoci per un giovane portatore di disabilità. È una battaglia questa che sin dall'inizio del mio ministero mi sono prefisso di affrontare, è una battaglia che si sta affrontando fra l'altro in tutto l'Occidente, in tutta Europa, e ritengo che questa battaglia debba essere affrontata con decisione, da una parte con il docente tutor che deve personalizzare e stare accanto ai giovani formandoli, ma dall'altra parte anche con la responsabilizzazione, e qui chiedo appunto al Parlamento di approvare rapidamente il disegno di legge proprio sulla condotta, perché anche da questo punto di vista ritengo si debba incidere. Poi c'è il tema della umanità, è stato sollevato da un vostro intervento molto bello. Ecco, io credo che la scuola deve essere il luogo della serenità, il luogo dove si afferma un clima positivo, dove vi siano relazioni. Questa è la scuola della grande alleanza, quella che ho in mente, la grande alleanza fra giovani, famiglie, docenti, ed è questo principio di umanità. Vi invito peraltro a segnalarmi quelle situazioni in cui questo principio dell'umanità non venga rispettato. Le testimonianze che ho sentito prima sono testimonianze certamente molto inquietanti. Poi c'è un altro tema significativo, ho già risposto, ne parlavamo in diretta, no? Sulla base della sollecitazione che è stata fatta con il ministro Locatelli, abbiamo concordato di affrontare questo tema insieme, e cioè la convenzione, far conoscere la convenzione nelle scuole, e aggiungo inserirla nell'ambito dell'educazione civica, perché anche da questo punto di vista la partecipazione dei ragazzi è fondamentale, e il peer tutoring. Credo moltissimo nel peer tutoring, credo moltissimo nel fatto che i ragazzi siano loro stessi a essere protagonisti di educazione, siano loro stessi a trasmettere esempi positivi, a riflettere invece sugli atteggiamenti negativi. Questo è un altro tema fondamentale. Un altro tema fondamentale che è stato sollevato è una criticità, ne parlo in diretta con l'ottima dottoressa Maria Palermo. Dotiamo anche non soltanto di ausili, per me questa è una svolta fondamentale, gli ausili nelle scuole, infatti investiamo risorse, ma anche formiamo i docenti per un buon e corretto utilizzo di questi ausili. E infine quello che è stato detto da un intervento prima di una professoressa, la scuola che deve passare dall'io al noi. E questo il fulcro educativo, e questo il percorso educativo di quella scuola costituzionale che ho in mente, perché l'io da solo rischia di non far parte di una comunità, di non avvertire il senso della solidarietà. E concludo veramente con un riferimento. Pensate che quando Giorgio La Pira ha messo al centro la persona, al centro del nostro ordinamento, ha anche chiarito che persona non è semplicemente l'individuo, ma è l'individuo capace di amare, l'individuo capace di relazionarsi con gli altri, l'individuo che sa essere parte di una società che passa dall'io al noi. Grazie. Grazie, grazie Ministro. Ora la parola al Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, per le note conclusive. Prego. Grazie, ringrazio naturalmente tutti per la partecipazione, ma in particolare vi voglio dire che siamo in un momento di grande cambiamento, una sfida epocale che ci dobbiamo giocare fino in fondo. Ho sentito delle testimonianze molto importanti dalle scuole, dagli insegnanti, da qualche ragazzo. L'anno prossimo vorrei che ci ritrovassimo qui e che la voce fosse soprattutto dei ragazzi. Vorrei che a parlare davvero, per descrivere quello che succede tutti i giorni tra i banchi di scuola, nelle classi, tra i compagni, nelle reti amicali, anche fuori dalla scuola, foste voi ragazzi, perché voi siete i protagonisti
dentro alle classi e dentro il vostro percorso futuro, ma dentro al percorso di tutti noi per il futuro di questo paese. E quindi la vostra voce è quella che conta, le vostre azioni sono le più importanti, e l'anno prossimo, quando ci ritroviamo, io chiederò al ministro Valditara, a tutto lo staff, che a portare il contributo dei progetti siate direttamente voi in prima persona nella costruzione, nell'elaborazione e nella presentazione, perché siete voi naturalmente i protagonisti insieme al mondo associativo al tema della disabilità. Oggi qua ci siamo incontrati e ogni tanto nelle scuole ci si passa vicino, no? Perché la mia sensazione è che le associazioni ogni tanto siano presenti nel mondo della scuola per testimonianze, l'hanno anche detto, e qualche volta, come sentiamo, abbiamo sentito oggi, ci siano dei progetti molto interessanti che vengono proposti dalle scuole, dagli studenti, dagli insegnanti, che riguardano l'inclusione. È come se fossero però ancora due mondi un po' separati. E allora la sfida per l'anno prossimo, e sulla quale dobbiamo lavorare quest'anno raccogliendo anche le proposte delle federazioni, è di lavorare insieme. Quando le scuole fanno un progetto sull'inclusione, sentano il mondo associativo, e quando le associazioni entrano nelle scuole, coinvolgano tutti gli insegnanti, tutti gli studenti, e si ragioni davvero insieme. Solo così possiamo davvero portare una testimonianza di cambiamento, di inclusione, di protagonismo di tutti, e portare davvero un futuro migliore nelle nostre scuole, ma soprattutto fuori, dove la vita reale davvero è complessa. Ne abbiamo sentita qualche testimonianza, e qualcuna, ragazzi, la potreste dire sicuramente in più anche voi, però dove davvero attraverso il vostro contributo, il vostro buon senso e la vostra serietà possiamo fare davvero molto molto di più. Quindi grazie agli insegnanti, grazie alle scuole, grazie al mondo associativo, grazie soprattutto ai ragazzi e agli studenti che si stanno impegnando così. Grazie.